Benvenuti al settimo inossidabile episodio di Inox. Questo sarà un episodio decisamente diverso da tutti i precedenti, questo è imperdibile, dovrò capire come marketizzarlo correttamente sul tubo, ma mi dimenticherò di caricarlo giovedì e uscirà mercoledì prossimo. Comunque, oggi Inox infrange una delle sue uniche regole. Voi sapete che la premessa di Inox è un account Standard Edition, che gioca una volta alla settimana, da solo. Quest'ultimo punto oggi va a farsi friggere, perché c'è una piccola novità. Diegone, vai! Salve, salve. Buonasera a tutti. Questa sera Inox gioca in coppia. C'è un motivo per cui giocheremo in coppia. Giocherò col mio amicone Diego. Diego e io abbiamo condiviso centinaia di ride. Però, siccome Diego si era allontanato per esplorare le nefandezze di Arena, è rimasto indietro col profilo. Quindi cosa vuol dire? Che adesso, combinazione, solo per questo episodio, già la prossima settimana questa condizione non sarà più uguale, ma solo per questo episodio, sia io che Diego siamo più o meno allo stesso livello. È un'occasione d'oro per portarvi un gameplay in coppia e farvi vedere come cambia l'approccio da solo e quello in gruppo, in coppia, che veramente su Tarkov 2/3 è l'episodio perfetto, cioè è l'episodio perfetto, è il numero perfetto. Più di 2-3 inizia a essere complicato per altri motivi. Grazie mille a Davide per la sub e Bruschetta T3, ringraziati tutti, perfetto. Quindi, questa sera vi proporremo un gameplay diverso. Inox solitamente evita il conflitto, ma allo stesso tempo riesce a progredire molto rapidamente sulle quest, perché deve pensare solo a se stesso. Questa sera siamo in due, questo vuol dire che potremmo correre un pochino di rischi in più, potremmo uscire con dell'attrezzatura magari un pochino più bellina, senza paura di perderla o senza preoccuparsene troppo, magari ci tornerà un po' di roba in più in assicurazione, perché a vicenda ci si può aiutare nascondendoci la roba quando si schiatta. Allo stesso tempo progrediremo più lentamente in tutte le quest che ci chiedono di ammazzare qualcosa. Questo è logico, perché se in mappa ci sono 20 scave, io ne devo ammazzare 15. Se siamo in due, entrambi abbiamo la stessa missione, bisognerà fare dei compromessi o fare due raid. Ovviamente da solo si corre. E ce ne sono tante di queste di questo tipo. Immaginiamo ammazza i 25 scav a Interchange. In due diventano 50, inizia a essere importante. I raid sono più leggeri, però queste missioni particolari diventano più difficili, quindi Polichimobo ammazza 25 scav, poi abbiamo elimina gli scav con la KM, Grenadier, tutto ciò che è PvP o comunque PvE diventa più complesso, mentre tutte le quest che ci chiedono di portare a termine una missione di recupero piuttosto che di esplorazione, quelle invece camminano molto di più e magari sono più facili, quindi questo è. Più di uno non sei più... Vabbè, si deve fare, Scillina, grazie del Prime. Quindi, Diego, ci sei? Sì. Tu sei livello? 23. Perfetto, io sono livello 23, cioè non capiterà mai, mai più. Io ho cliccato su layout per sbaglio, ma adesso ti aggiungo forse... Non so se sei l'unico amico di Inox. Diventerò l'unico amico di Inox. Fammi vedere un po', va? Messenger... No, 5 amici a Inox. Ah, ok. Però adesso aggiungiamo... com'è che ti chiami? Ita do it better. Do it better? Yes. Guardalo qua. Fatto. Fixer, grazie del tier 2, bello massello, e grazie anche a Berserk del tier 1. Insieme mi date 3 punti, grazie mille. 4 punti con Toyo, grazie. Che mappa? Adesso la studiamo, in base a quello che abbiamo da fare. Allora... Mister Diego, io ti dico cosa devo fare, tu guardati le quest, vediamo di coordinarci. Ce le abbiamo uguali, identiche. Praticamente sì. Allora, Streets, Population Census. Allora, aspetta che apro le quest. Allora, Streets ho Ambulance e uscire col taxi. Quindi tu su Streets sei più avanti di me, io Streets l'avevo lasciata un pochino dopo. Per Interchange come sei messo? Interchange ammazza 25 scav. Uguale. I negozi? E basta. I negozi visti. Ok, io li devo vedere. Però possiamo fare quello. Sì.
Reserve ne ho una paccata. Ho Bunker parte Reserve, 1. Bunker parte 1. Backdoor. C'ho Reserve, Bunker parte 1, This is History. Sì. Basta. Ok, quindi Reserve potrebbe essere una buona mappa. Su Shoreline cos'hai? Tutte, praticamente. C'ho Closet, Rigged Games. Rigged Game pure Healthcare, io. Healthcare Privacy parte 2. Colleghi parte 2. Punisher parte 1. Ok, io su Shore ho dato una botta in più, ma comunque ne ho, quindi anche Shore si può fare. Lighthouse? Lighthouse ho Corporate Secrets, Seaside Vacation, Broadcast parte 1. Io Corporate Secrets, Seaside Vacation, Broadcast parte 1, Eremita e Long Road. Woods? Woods, nulla penso. Woods, va bene, io ho Healthcare Privacy 3. Quelle, forse ammazzare le... Io ho Healthcare Privacy 3, ma se facciamo una Shoreline mi recuperi e le facciamo tutte insieme. Okay. E poi il resto custom. Factory devo... Postman Patch ancora e okay. Chemical parte 3. Ok. E poi le altre in location. Quindi ti direi che secondo me le tre... più gettonate per iniziare sono quelle della costa, quindi Reserve, Shoreline e Lighthouse. In tutte e tre andiamo avanti a tuono. E perché non iniziare con una Shoreline? Va bene. Allora, però io dovrò... Shoreline servono le chiavi. Ce l'ho perché io l'ho già fatta parte 2. Ce l'ho qua nel pouch. Healthcare Privacy parte 2? Ce l'ho. Perfetto. E invece Closet? E Closet è quella di Chemistry Closet. Non ce l'ho ancora. Quella di ah, ok, perfetto. Chemistry non è quella di meccanico di la blu di Sanitar. Sì, la stanza di Sanitar Office. Sì. No, non ce l'ho. Perfetto, perfetto. Vabbè. E invece Rigged Game che devo marcare il Medical Container a Resort, il Medical Container a Cottage e il Medical Container a River. Allora, per quella APR. Stessa cosa io. Rigged Game dobbiamo marcare. Ok, quindi portati tre marker. Ce li ho. Io porto invece... ho un AKM silenziato. Ah, è vero, perché forse devo anch'io devo uccidere gli scavo. AKM silenziato, perfetto. Quindi tutti e due AKM silenziato. Allora, lascia. Tac 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 tac. HPM silenziato. E invece per quanto riguarda quella lì i negozi su Interchange tradito. Tutti in un giro, sì, Bago. Quella lì invece hit marker and blue symbol on shoreline and other signs of surgery kit. Ah, trovare l'ottalmoscopio di Sanitar. E, dentro il cottage. Per quella serve la cottage. Io ancora non ce l'ho quella quest, quindi ciccia. Però okay, aspettiamo appena la sblocchi. La vai. Allora ti invito ufficialmente. Voilà. Sì. Tre marker ci ho. Devo pagare i colpi di riserva per gli scav. Ricordati il casco che l'hai messo nella daily. Bravi ragazzi. A me mancano solo tre scav in realtà. Quindi dopo. Arrivo, carico i caricatori. Ok. Arrivo, Direi che siamo perfetti. Zaino me lo porto. Uno spuntino me lo porto che potrebbe durare tanto. Namo, belli come il sole. Arrivo, devo solo scrivere una cosa. È tranquillo. Quindi scav, marcare le robe. Perfetto.
Livello 23 a Bitwipe non ci sono mai stato. Lo so. Ma più che altro senza armi, armo, senza niente. Ce la sudà. Ma mi carrerà il mio buon amico inossidabile. Ok, scusate, ma sapete che ormai devo gestire 18 conversazioni. Coppinox, è stato già detto, ancora no. Ok, ma quindi vai a un altro mondiale? Ma lì puoi entrare? Dove conta posso entrare, Crazy? Pam! Secca. Tra l'altro, dietro di me ho il prototipo finito dello chassis, ma che faccio? Ve lo tiro fuori così ci bannano subito su Inox e su YouTube? Andata. E niente. E niente, è durato poco. Col piede Gigio faccio pure fatica. Che mi dite? Non è gigante. Sì, ma guarda lo chassis, che figata. Lo vedo. È lucidissimo poi. Beh, comunque con quell'ottica puoi tirare a una lucciola tra i ma è fighissimo. La cosa più bella del fucile comunque è il freno di bocca. Tutto troppo bello. Massello. Ok. Eccoci. Allora. Dunque, siamo a bordo. Prima cosa da fare è andare a prendere l'UAV. Prendi. Che non è più qua però, adesso è diverso il posto. Ok. Ah, tu c'hai l'UAV, io non ce l'ho. Ok. L'UAV adesso, se non sbaglio, è... Ah, ok, allora andiamo. È nel pratone della zona nuova. Uno dei due. Ricordati che io devo marcare le tre zone mediche e una a PR. Sono le stesse che devo marcare io, tutte e tre. Ok. Io manco so gli spawn nuovi qua. Io parlo intanto ogni tanto anche al pubblico e durante Inox racconto... quello che facciamo. Comunque sì. In due, movimento abbastanza semplice, perché comunque sentite che nel mio audio, dietro di me, più o meno alle ore 5-6, sento che c'è Diego. Quindi non è neanche necessario comunicare troppo su quello che si fa, perché dovrei essere in grado di sentire sempre il compagno. Le cose cambiano se ci separiamo, se qualcuno prende delle decisioni, è importante annunciarle prima. Questo per dare sia il tempo alla testa di processare le informazioni e decidere cosa fare, sia per evitare confusione. Cioè, in gruppo, chiedere sei tu quello lì non deve succedere mai. Poi succede, ovviamente, ma non deve succedere mai. Ogni volta che chiedi sei tu quello lì, stai potenzialmente perdendo un'occasione d'oro per sparare al tuo nemico, oppure ti stai esponendo a un pericolo enorme non reagendo. Enjoyer, grazie mille. Sei sano e cazzate che dici altro che le ore dove c'è Diego. Ma come? Allora, quindi tu non hai da prendere il drone, giusto? No. Io lo vedo, il drone ce l'ho. Quindi tu questa zona non l'hai mai vista. Per me non sono neanche a Shoreline, cioè, sei sicuro che hai scelto la mappa giusta? Ah, questo una volta era il muro di Shoreline, questa zona qua. Occhio, perché sotto quella struttura di cemento, lo scheletro, okay, c'è un GL. Ah. Dritto su di noi, però finora non l'ho mai visto attivo. E perché proprio adesso? Perché siamo in due.
Ah, e poi non te l'ho detto, ma Inox sappi che ha più 300% spawn boss, spawn goons, tutte quelle cose lì. Ottimo. Dov'è l'hard disk? Eccolo qua. Paeso. Ma fammi vedere se ce l'ho, che magari... se t'ha fatto bip bip ce l'hai, se no no. No, non ce l'ho. Ma tra l'altro, lo sai che adesso a Shoreline c'è l'uscita con la macchina? No. Lancia granate, proprio lì dove sto guardando, bordo mappa, dove una volta c'era l'angolo della mappa, dove iniziava il muro. Adesso c'è una piccola struttura di cemento con la macchina e c'è sempre, 100% spawn rate. Ok, come su Woods. Come su Woods. Rock Passage, adesso è di nuovo un'uscita con la paracord. Ah. Oh. Esatto. E come vedi è cambiata. Esatto, e come vedi è cambiata tutta l'altimetria della mappa. Vedi che qua adesso sali senza fare mille salti. Ma la mappa sembra molto più figa. Angolo della ringhiera sopra di noi. Ok. A meno che non fossi tu. Io non li sento, eh. Tu hai corso sulla pietra? Non mi ricordo. Qua se uscivi avanti non potevo essere io. Arrivo. Pulito, forse. Ah. Tu devi marcare, tutte e due dobbiamo marcare sotto il ponte, quindi vieni un po'. Sì. Ci facciamo il giro dalla strada, quella che passa sotto l'elicottero. Passi. Di nuovo. Sotto di noi, in arrivo. Sono lontano da te. Tu sei no passi? Sì. Frontale a me, due contatti. E contatto anche sopra, confermo. Avevo sentito bene. Ok. Provo a guardare quello sopra. Lo senti che fa passi? Sì, lo sento adesso. Non mi sembra di vederlo sul tetto. Fatto frate tu? Sì, albero. Sembra uno scavo questo qua davanti. E invece questi due sotto erano player. Avanzo più rumoroso. Questi sono saliti sulla strada, ti aspetto. Ok. Vedete chat? Adesso sono riuscito... No, non riesco a distinguere ore 12, ore 6, giro leggermente la testa. Comunque avete sentito che adesso io ho comunicato al compagno. Mi muovo un pelo più rumorosamente. L'ho fatto prima di farlo, in modo che lui sapeva che quando avrebbe sentito rumore ero io. Sì, ti sento. Sono sotto di te io. Sì. Potremmo evitare sanatorio per adesso e passare prima dal porto. Corsa. Sono io che corro indietro, scendo no, giù. No, no, a destra. Salto sotto sanatorio. Ok, io sono tornato verso lo spawn. Scendo un po' dalle rocce anch'io. Contatto sotto di me. M1A. L'ha fatto. L'hai sentito? Sì. Sta facendo test drive. Armatura classe 5 non l'ho passata, non l'ho bucato. Sei hit count. È veramente basso di vita, 220 danni.
Non è la macchina adatta, Sta Ese. fightando con un altro. Lui sta fightando con un altro? Sì. Con quello avanti a lui? Lui Erano era insieme, si ancora vede. sotto nella radura M1A. Sì. Purtroppo c'è anch'io l'arma di geppetto. Ma io non gli ho fatto. Con i PS non l'ho bucato. 8 count non è morto. Tutti al petto. Sto cercando di camperare il tuo corpo. Una live. No, tranquillo, mi gestisco un attimo l'hideout nel frattempo. Se riesci a prendere in qualche modo la roba, anche solo l'armatura. Sei morto su una roccia. Sto aspettando che ti va a lutare. Magari fighta con l'altro non va mai a lutare. Aspetto giusto quei 5 minuti. Comunque, se non va a lutare ti guido poi per uscire dalla macchina. Non mi sono portato i soldi. Io mi sto rivestendo intanto. Vabbè, tranquillo. Ah, c'era uno col GL dentro sanatorio. Può interessare. Ha tirato botta. Ok, Sì, sta continuando a sparare col GL. Ok. cose di valore che ho sono zaino e armatura. L'hai Ok, è morto. fatto tu? Bravo. Sì. Vado a lutarti sperando che non ci sia l'amico. Era solo. Ok. Lui era da solo, quello sotto con l'M1. Sono sdraiato sul tuo corpo. Bene, ne Va approfitto per bene, raccontare cosa sta succedendo. Io sono schiattato, ma il mio compagno è rimasto in vita. Sono stato in grado di dargli le informazioni necessarie per dirgli la situazione qual era. Lui ha ammazzato il tizio e adesso mi recupera la roba. Ora, siamo di livello basso, il tizio era bello cicciotto, quindi probabilmente il mio compagno non riesce a portarmi fuori la roba. Però può. Va sì, te la porto, sto già bene, cambiando la mia pettorina con la sua. ok. Ok, quindi. In questi casi il compagno può o nascondere la roba mettendola leggermente in disparte sperando che nessuno la trovi, in quel caso torna in assicurazione, oppure per far prima la porta direttamente fuori e è bene così. Sappiamo però che sarà un raid lungo il suo, quindi io disfo il gruppo e ne approfitto per fare un giretto nello frattempo da scav Cosa ti per serve più urgentemente, arma o armor? armor vale di più. Ok. Però l'arma, arma, l'arma la uso per le quest. Poi l'armatura torna. Arma. Ma perché ho pensato che c'ho la strength di Topo Gigio, quindi posso Esatto. fare poi arma e armatura. Gennaro, perché gli sto dicendo di portare l'arma? A me quella K serve per fare ancora solo 3 kill. Dopodiché lo butto in un cesso. L'armatura può tornarmi anche dopodomani, non importa, la useremo la prossima settimana. Quindi meglio che bughi tutto il resto e porti fuori l'arma. Mentre andavo in lobby, mi sono preoccupato di chiamargli l'attrezzatura del mio killer. Questo perché così lui poteva identificare se aveva effettivamente ucciso chi aveva sparato a me oppure no. Questo è molto molto importante. Ho una cosa nel pouch che non vorrei che wipino più Tarkov. Cos'hai nel pouch? La tag La di tag Inox. di Inox. Mamma mia. La tag di Inox, cavolo. La tag di Inox, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Devi imparare a fare i rogue e spingere sui rogue duplex, lasciandoti dietro gli altri player. Non credo, Fuso. Ok, mo sì, mi devi guidare alle uscite. Le uscite sono. A meno che tu non abbia i Ah, soldi le per la macchina. solite, tunnel. Se non hai i soldi per la macchina, sono le Tunnel. solite. Ok, sì, tunnel. O La tag path vale gate più di un out. bitcoin. Tag vale più della red, ragazzi. Tag di Inox.
Hai fatto qualche video? L'ho fatto di sicuro, l'ho spiegato con Inox in più episodi, ma poi farò un video specifico, se, visto lo chiedete sempre tanti, che non ho più tempo di fare video. Però qualcosa mi studio, Relis. We got to movie! Crazy, non farmi alzare, ho veramente male tanto al piede, porta pazienza. Sono proprio Cosa hai fatto KO. Ho Pedro? scavalcato il muro di casa mia perché mi sono tirato la porta di casa e avevo le chiavi dentro, ma dovevo andare a lavoro, quindi ho scavalcato e sono atterrato Aia. male perché pioveva e mi sono fatto molto molto male, molto male, ma proprio tanto male. Aia. Eh già. Caviglia. Tallone. Ah. Già. Non ho più l'età, come si suol dire. Lo sapevo, ma ne ho avuto la conferma. Lenta, si fanno sentire. Niente, eh sì, l'ho proprio sentita tutta. Ma non hai il Salewa? Posso provare con la Golden Star? Si fa veramente quello che dice. Veramente? Devo solo aprirla ed è sempre un disastro aprire la Golden, però. Quindi non ti è ancora passato? No, un cazzo, è peggiorato. È andato dal dottore, non ho tempo. Proviamo. Quando ti sei alzato, hai detto Issa. No, ho detto quello che dice Topolino quando sono caduto. Vediamo un po' se questo unguento magico. Intanto c'è immediatamente un odore di mentolo incredibile in tutta la stanza. Ma sì, alla fine è tipo balsamo di tigre, eh. Ah sì, fine quello. Oh ragazzi, se mi passa con la Golden Star mi tocca comprarne un treno, eh. Per i curiosi, è proprio una Golden Star. Tipo Vicks Vaporub, va? Ti dura solo 370 secondi. Ragazzi, non sottovalutate, c'è comunque tanta roba, eh. E adesso mi bruciano gli occhi come nel videogame. Magari te la devi spalmare sul tallone. Ho fatto proprio così. Ok. Allora, io nel frattempo Cos'altro sto facendo devi... una scavata per recuperare tempo, ragazzi, perché il mio compagno è ancora dentro. Sì, sto andando all'uscita. Strisciando, ma sto andando all'uscita. Se vedi grigio non è un buon segno. No, allora, però posso dirvi che l'effetto stordente della Golden è vero al 100%. Cioè, bruciano proprio gli occhi per cui fai fatica a stare con gli occhi aperti. Esattamente come in Tarkov. Spalma sul naso. Vi posso anche dire che il fatto che duri 10 utilizzi è una cazzata. Tu preferivi il vecchio effetto? Assolutamente sì. Assolutamente, Qual è il vecchio Gennaro. effetto? È quello che era tutto più contrastato. Ah, perché adesso è solo dal lato. Adesso vedi in bianco e nero di lato, invece poi allora, ora vedi in bianco e nero di lato. Per un periodo vedevi sfocato di lato, prima ancora vedevi tutta l'immagine più nitida. Onestamente lo preferivo. Però era talmente tanto buono come effetto che effettivamente la gente si aveva ulteriore vantaggio a usare painkiller.
Però per me la soluzione era semplice, bastava mettere un qualche tipo di assuefazione per cui col tempo il painkiller dura sempre di meno. Ci può stare, no? Secondo me è l'effetto di quando ti svanisce che non ci sta, però. Sì, ma infatti dovrebbe essere, secondo me, più a rotazione, nel senso che se tu usi sempre la Golden Star, degrada l'effetto e quindi devi usare un periodo la Golden, un periodo l'ibuprofene, un periodo vasella, eccetera, eccetera. Si sparano in giro. Qualcuno salta sopra. Ah, cazzo! Mi hanno fatto dal ponte. Peccato. È un PMC dal ponte. Sono quasi a turno. PMC dal ponte, vero? Sì. Guardalo qui. Lui è quello che abbiamo sentito saltare sopra il ponte. Quindi, intanto, fammi un po' un riepilogo. Cosa porti fuori? Arma. La tua arma. Il resto mi rivesto tutto. Sì, sì. Esatto. Va bene. Ho un misto di caricatori, non so quale tuo, quale mio, ce ne ho due. Vabbè, io avevo un caricatore Magpul. Ok. No, perché un po' li ho discardati per la pesantezza. Ok, stratto. Ti rinvito. Yes, aspetta che non sono ancora tornato in lobby. Quindi tu non hai portato nulla a termine? No, sono lootato e me sono uscito con te. Ponte tra i due edifici, sì. Comunque, ragazzi, e non vuole essere una critica nei confronti di Diego, ma solo una constatazione, questo che avete appena visto è anche uno dei piccoli problemi del giocare in gruppo. Nel senso che sono schiattato e io non sono andato avanti poi per un po'. Inox di solito schiatti, ti rivesti, pronto, dentro e vai avanti. In una sera fai 1000 quest. In questo caso no, però d'altro canto mi sta tornando l'arma, quindi arma e CMS. Sì, ma in più tornerà anche l'altra roba perché l'hai buggata. Esatto. Quindi quando si gioca in gruppo si dà un po' di rapidità, ma si riceve più facilità nel gioco, più leggerezza, la compagnia e tutto. Io personalmente Tarkov lo preferisco in coppia o in trio. Poi, ovvio che si gioca come si riesce. Inox, la sua particolarità è giocare da solo e ci sta. Però, secondo me, se volete, trovatevi un compagno e trovate il modo di fare anche solo due. Non serve avere un team super affiatato. Però, per chi volesse, in descrizione su YouTube, o altrimenti qua, lo sapete, punto esclamativo Discord, guardatevi il Discord, ci sono quasi 5.000 membri, e membri nel senso che donne non ce ne sono, quindi una 5.000 salsicce, però magari trovate qualcun altro libero come voi che ha piacere di fare qualche raid insieme la sera. Posso assicurare che rende tutto più leggero. Ok, i miei caricatori li ho riempiti, devo solo mangiare... È il club del sigaro, esatto. Ok, c'ho la tua arma con 3 caricatori totali e il tuo CMS. Azzo, va bene, grazie. Andiamo. Ah no, e anche tu c'avevi il Bastion in testa? Non credo, vai tranquillo, prendi quello che tu piglia. Io sono a posto. Ok. Per Inox è tutto regalato, fossi stato da solo ero completamente nudo adesso.
Alessio, grazie dei 5 mesi e grazie degli auguri in ritardo, vanno bene uguale. Tra l'altro, Gennaro, a che punto siamo del Auguri Partner in Plus? ritardo, torta di compleanno faccina che ride. Che non l'ho visto oggi. Cioè, l'ho visto stamattina, ma è ancora quello? Vabbè, tu hai completato 2 mesi? Vabbè, Questo è il terzo mese. Se lo. Se. ma è fatta sicuro. Il cazzo, è sempre più dura, Basta che rinnovano. Ma basta che rinnovano. eh? E ho Cioè, capito! adesso perché devono scadere ancora? Non sono ancora scadute, sei già a 152. Appena scadono, cioè. Magari uno non rinnova. Che ci Ma fai? che no, rinnova, caccarella, no. Siamo perfettamente in linea. Confermo, dobbiamo arrivare a metà entro il 15. Il mese scorso l'ho chiuso molto meglio del previsto, in realtà. Perché poi l'ultimo giorno me ne hanno aggiunti. Quindi pensavamo di essere pelati pelati, invece alla fine abbiamo un 70 punti di esubero. Grazie mille, Oni. Ma non hai rinnovato l'altro giorno? Se non rinnovano, mando Dalma a prenderli a casa. Cioè, Che fa un po' più paura di Diego. nulla togliere a Diego, ma sai. No, no. Praticamente il braccio di Dalma è il mio petto, quindi. Ah, mi sono accorto adesso che c'è anche il tuo zaino sulla schiena del beta. Ho il Prime che nel 2025 lo Prime a 5.000 cambiare. Alanon? Di non prendertela, che lui userà il Prime perché sta mettendo via i soldi per prendere una Ah, nel 5000 e cambiarsi il PC nel 2025 va bene, 2025. Alanon. Allora, in realtà, questo spawn è meglio. Vabbè, sì, decisamente. Allora, tu hai detto che devi marcare Come te, come me, dobbiamo marcare tre perfetto. cose mediche. Eagle Eye è tutto dietro, soldi per uscire non ne ho purtroppo. Neanch'io, non me li sono riportati. Possiamo sperare nelle Già stanno casseforti. sperando a Non è possibile che siano già Pier. lì, non possono essere già a Pier. E minchia. E allora i due spawn che si sono incontrati là in Sì, fondo. è impossibile, ma neanche lanciandosi sono già qua. Però con le sedie RGB ti Tartaruga di curvo. merda, grazie di 29 mesi. Ah. Cottage non ce l'abbiamo, quindi lasciamo perdere. Però potremmo trovarla aperta. Non adesso, Tanto perché dobbiamo siamo i andare a primi. marcare, no? No. Sì, E dove cazzo. sono? Andiamo dopo, andiamo prima a Pierre, a marcare quella di Pierre, poi risalendo È facciamo un giro cottage. un po' del cavolo, ma va bene. Hold it, Bray. Mi volevo togliere questo lato della mappa perché. Ah, ma tanto abbiamo detto che non ho la macchina, i soldi per la macchina, fai niente, fa niente. No, Non esatto. pensarci, non ho detto niente. Io non so se gli sponsor sono uguali. Ok. Identici. Proprio identici. Quindi mal che vada ce ne possiamo trovare due di fronte. No, in realtà siamo i primi qua, per forza. No, forse c'era uno spawn più avanti, però comunque. No, non devo andare lì perché in realtà io l'altro drone ce l'ho prima di Rock Passage, quindi ci sta a tornare indietro. Dobbiamo anche andare dentro Sanatorio alla rossa. Perché E niente, Kekovic mi sa che vuole una punizione da te. è scritto banca? Ragazzi, non è una Esatto. banca. È chiaramente il porto. Mi tiro libero. Bannato.
Ma poi è tutto rocce comunque. Ma mi sono distrutto dopo essere atterrato. Sì. Mi ha provato a tirare qualcuno e c'ho due gambe nere. Fantastico, Attimo. Io sono bloccato sotto. Eh sì, sono di fianco a te con due gambe nere. Bello. Chi ti ha provato a tirare? Forse lo scav da benzinaio. Mi mancano due kill. Bende non ne hai, vero? Cioè, no, scusami, Splint. Sì, to. E c'ho anche l'emostatico, se non te lo sei portato. Ce l'ho, ce l'ho. Solo me l'hai buttate giù per la collina. CMS non cura le fratture. C'ho il surdo. Hai le bende vicino, eh? Nido. E l'emostatico è andato, eh. Ah, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Io avanzo, prendo posizione un pelo più avanti. Girando. Inox questa sera gioca in coppia, caro Nassi. Eccezione che conferma la regola. Però è una buona occasione per far vedere anche questo tipo di gameplay e poi non ci capita più di essere allo stesso livello con Inox. Ma non solo per quello, Gian, il SURV cura anche le fratture. 15 utilizzi contro 5 e ripara l'arto con l'80% di vita. CMS ha 5 utilizzi, ripara col 50... Zanitar! Te l'ho detto, Zanitar. Te l'ho detto, Inox è così. Vediamo, ce l'ha bene. Grano. No? Aspetta. Aspetta, è qua. Non granare, per favore. Tu lo vuoi fare? No. Allora, cerchiamo di non morire. Allora, è dietro il gabbiotto che... qua. Ok. Guarda, lo vedo attraverso il muro. Aspetta, se si gira gli sparo attraverso il muro. Sì, lo vedo. Una guardia fatta. Anche l'altra lì. Gli sparano... Lo so. Questo è nemico. Grano il nemico. Granata, Tot! Riesci a tirare... Ne hai una da lanciare contro la sponda. Sì, sponda contro il muro. Sì. Perfetta. Aspetta, mi muovo perché ci stanno facendo il giro dei PMC, lì. Sì. Non ci credo. Non ce l'hai fatta? No, ho preso l'unica asta. È ancora lì? Questa è morta. Cazzo. Sta arrivando i PNC. Mi è passato sanità davanti. I PNC sono sul ponte. Sì? Sono due. Penso che ci morirò. Ho sanità qua davanti. Io c'ho i PMC qua. Non ha dato. Sto cercando di... Galleghi, gli hanno preso due. Io ci moriamo, cerco di difenderti, eh. C'ho sanitar qua? Fatto sanitar? Passa spiaggia. Corri spiaggia, Diego. Cioè, per venire sto venendo, mi sto tirando da dietro. Ne ha fatto, in spiaggia. Devo rimanere lì. Ma da che angolo t'ha fatto? Dalla spiaggia. Cazzo. Dalla spiaggia. Devo rimanere a tenere il porto. Pensavo tu avessi la possibilità di correre coperto. Ho fatto spiaggia come mi hai detto, ma si vede che era sceso sotto. Vabbè, fa niente. Comunque, due guardie morte, sanitar morto. Sì.
995. Sì, ho sentito. Tipo K150. A me manca una kill per finire Punisher, porca troia. Sto salendo nel faro per provare a camperare. Vai, 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 vai. Si sono divisi questi. Eh sì, devo rimanere lì perché c'ho un buon picco. Io pensavo tu fossi fottuto, capito? Sì, sì, vabbè. Scusa. Solo che come facciamo a uscire da sta situazione? Beh, se non sanno che ci sei... Ma come fanno a non saperlo? Fatti... beh, pensano che li ho fatti io, tanto l'arma è la stessa. Ma avranno sentito sparare dentro il mio AK? Quando ho fatto Sanitar, no? Dici? Dai. Era vicino a te, vero il tizio? Era praticamente su... dove escono le fogne in mare, sai che c'è quel rialzo di cemento? Sì. Lì è. Ah, cazzo, era vicino, vicino. Ma secondo me stavi là sopra? No, no, l'angolo, non vedo nulla. E non hanno neanche l'uscita, quindi non penso, non li beccavo neanche all'uscita. Forse sono caduto anche in acqua. Tu può essere. Sanitar vivo era troppo in mezzo a noi. Ah, questi stanno sicuro tenendo Sanitar. Vabbè, si è troppo goloso. Spara qualcuno da dietro, forse, sai. Se avessi visto uno scavo in lontananza, lo ammazzavo, finivo la quest e pace. Va bene, ritroverai gli scavo mentre è uscita. Non posso uscire di qui. Non ce l'hai? Come faccio? Se... non c'è la barca. Ah, ok, non l'ho visto. La barca adesso c'ha il flare verde quando è aperta. Tu non riesci a tenere il corpo di Sanitar? Ce l'ho qua il corpo di Sanitar. Ah. Tanto se ne andrà a lootare, penso. Non credo. Tu devi essere caduto per forza. Potrei. Cioè, ci sono quei cosi frangi onde che potrebbero trattenermi su, però potrei anche essere caduto.
Non capisco questi perché non pushano. E hai sentito sempre un'arma solo sparare, quindi probabilmente che sia uno, Io forse due, sai. Faccio una scavata. Certo, certo. No, non mi serve ricaricare, ragazzi. Devo provare a prendere la distanza. Come non si sono accorti né di Sanitar né di me? Ragazzi, eravamo lì per quello. Granate, bombe. Ti metti sdraiato nell'ultimo vaso. Questo è dietro l'angolo camperato, ragazzi, è Tarkov, su via. Ex filò è alle mie spalle. Io non ti vedo sul fianco. Sono proprio sotto. A bordo mare sicuro. Una buona dose potrei essere in acqua. Il fatto che questo può essersi spostato e stare camperando Sanitar. Sicuramente sta facendo. Io sto per fare il suo gioco. Beh, ma attendi, scusami. Non ha senso, ci perdo tutta la sera. Devo fare quest. Inox e quest. Non ho nulla da guadagnare a camperare Sanitar. Zero totale. Devo fare uno scav e devo marcare le cose. Punto. È l'unico vero obiettivo. Cioè, rispetto al solito gameplay, Inox è il tempo e denaro, capito? Quindi se io perdo 30 minuti per tirar fuori Sanitar e magari ci muoio lo stesso, tutte queste che avrei potuto fare nel frattempo. Devi ispezionarla e poi fare Shift T duplex. Ci provo, vado a lootare Sanitar. Vai, vai. Che la forza sia con te. Manco nulla di interessante, toh. La guardia d'altro canto potrebbe. Le due guardie dovrebbero essere tutte e due dietro l'angolino, eh?
Grazie mille, Tesla. Fede, grazie. Le ha lootate le guardie. Ha lootato le guardie? Sì. Allora sono andato. Ha lasciato una defender. Ha lasciato la sua defender probabilmente. No. Buona, no, found the ride. Marco Gazzo, grazie mille. Di questo è stato lootato. Ha tolto le placche? No, no, ci sono. Ci sono. Tu sei caduto in acqua. Lol. No, sono più dietro, dietro la paratia blu sono. Ah, sei lootato. Ah, vedi che non mi giocavo. Ma non ti potevo vedere io dal far, è stata una mossa di merda. Poco male, chat. Resettiamo e via. Sanitar non aveva niente di gustoso. C'aveva un cazzo Sanitar, si era tirato tutto. Però nulla, nulla, nulla. Due granate, una merda totale. Però adesso magari uno scab lo trovo e una questa la inizio a togliere. Quanto vale la borsa? Uno schiaffo. Sta a vedere che non ce n'è. Lo zaino che hai lasciato era vuoto. Non mi ricordo neanche dove l'ho lasciato. Il pilgrim dentro il faro? Sì, era vuoto. Ci sta. Mr. Starnuto, grazie del tier 1. Contatto, eccolo lì. Cioè, volevo dire. Buonasera e buon inox a tutti. Punitore parte prima, fatta. Tu come sei messo nella scavata? Sono uscito. Ok. One tap, baby. Ma tu l'hai vista l'ultima tendenza di Stankrat? No. Non più l'exfil camping. Ok. L'infil camping.
Cioè? Camperà i posti dove sa che spawnano gli scav player e li ammazza quando, quando prendono l'arma in mano. Vabbè. Si mette su reserve dentro pedone bianco e guarda lungo il muro lo spawn degli scav player. Ne ha ammazzati 8 in una run. Madonna. Perché lui... qualcosa? Eh? Ci ha trovato qualcosa? Ah, non lo so, ho visto il video solo che ne ammazza uno, gli lodda l'altro dentro, gli lodda l'altro dentro, gli lodda l'altro... ammazza 8 sullo stesso posto. Infield camping è proprio next level comunque. Vabbè, ovviamente. Pensate a lui. Mi piace questo pensiero laterale. Ha proprio pensato, ma se io... ma se io li camperassi quando entrano? Sì, ma però lì è proprio per il gusto di uccidere. Perché cosa ci vuoi trovare? Cioè, non è niente. Starcraft, certo. Pensa, magari quelli sono fatti 12 minuti waiting for... esatto, esatto. Che poi tra l'altro i primi li ammazza, tipo i primi due li ammazza subito. Poi si rende conto di quello che sta succedendo e inizia ad aspettare che carichino la mappa. Cioè aspetta di dire, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso, bam, ce li ammazza quando aprono gli occhi praticamente. Sì, no, perché... e dice così è ancora più brutto. Tanto la prima cosa che fai da scava è tabbare per vedere cosa c'hai. Esatto. Quindi non ti muovi. Niente, comunque, come avete potuto vedere, Inox, Sanitar. Ci sono, eh? Sono uscito. Sì, quando vuoi invitami. Quindi una questa la consegniamo. Punisher 2 su reserve vuole che andiamo. Ma noi continuiamo qui. Ma non è vero! Avevo la weekly di trovare la sanitar bag. So, 5 volte però, la vuole 5 volte. Ah, minchia. Vabbè, una gliela do così per ridere. Allora, quindi torniamo lì e stavolta proviamo a fare veramente la quest. Dobbiamo marcare le tre cose. Due, io perché il porto l'ho fatto. Ok, io tre. Però tanto ci dobbiamo ripassare lo stesso. Ma hai preso anche il pirulino sopra... No, non ce l'ho quella quest. Ok. Spatura è già partita. Mi pare di no, non ancora, no. Dove è questo? Maglatch. And action cut. Arrivo, ragazzi, scusate, ma sapete che purtroppo io nel frattempo modello, faccio cose.
Terribile come quanti episodi sei, tu mi abbia quasi raggiunto. E questa season abbiamo fatto anche le cose con calma, Checo. Pensa. No, Monster. $72,000 al Bitcoin. Ragazzi, averli, tanta roba. Ma tu li hai ancora Bitcoin? Purtroppo pochi, ma sì, due me ne sono rimasti. Ma hai detto niente. Ma gli altri li hai venduti, quindi? Eh sì, ma quando erano scesi a 19, perché mi serviva per fare un'operazione. No! Eh sì. Vabbè. Infatti non tocchiamo questo discorso. Va bene. Che praticamente perso un Porsche GT3 vendendoli nel momento sbagliato. Esatto. Esattamente. Vabbè. Exact amount. Vabbè. Ma avrebbe avuto molto di più, ragazzi. Sì, 5 ne avevo. 5 bitcoin. 7, 14, 21, sì. 28. Non ti ricordi? No, no, non mi avevi mai detto il numero. Sì, sì. 5. Presi quando costavano come una patatina San Carlo, come le Wacos. No, allora... Però gli altri due no, li avevo già pagati. Li avevo già pagati bene. Grazie dei 17 mesi, dei. Noi umili plebe, noi stronzi senza make. Anniversario con Coppino. Non mi ci fare pensare. Vabbè, raga, ma quella è la mia pensione, cioè. Sì, sì. Se va come deve andare, è la mia pensione quella. Ma li tieni così adesso quelli, proprio fino alla fine? Sì, basta. Me ne frega un cazzo. Piuttosto scoppia e prendo zero, ma adesso fino al 2030 fresca. Sicuro. Non me ne frega niente. Tengo lì. 2030. Sì, piuttosto li faccio scoppiare, piuttosto li faccio tornare a zero, ma non li tocco. Comprensibile. Già ho fatto sta cazzata, lascia perdere. Vabbè, ma ci sta, voglio dire. Ti serviva, non ti serviva? Oh. Sì, sì. Cioè, un conto uno dicesse l'ho presi perché mi ero rotto, ma se ti servivano? No, mi serviva, non mi serviva. E allora, poco da piangere, secondo me. Ehi, Jack, grazie di 30 mesi di Tier 1. Minchia, poco da piangere, però fai conto che 3 li ho venduti quanto valgono uno adesso. Quanto li avevi pagati? 2 li avevo pagati 15. Uno l'avevo pagato tipo 2000. E 15.000 gli altri? Allora, 3 3 li avevo pagati all'inizio 2000. Ok. E 2 li avevo pagati sopra i 15. Vabbè, voglio dire. Comunque, sì, profitto. Vabbè, tipo che vendevo, compravo. Ah, ok. E vabbè, dai. No, profitto ovvio, però. È come dire, avevi 140.000 euro in mano e ce ne hai 19, cioè. Lo so. Me ne rendo conto, ma che vuoi farci? No, niente, per l'amor di Dio, cioè. già tanto averci questi, nel senso. Un mio collega ne ha venduti 5 quando valevano $700 l'uno. Lui si è sparato nelle palle. No, sono uno scemo, mi sono ricordato adesso. Cosa? Vabbè. HM. Ti do il mio, scambiamo arma. No. Io ho finito. Ah, vabbè. Io ho finito. Vai, cambio arma. Guarda che c'ho colpi di merda qua dentro. Perché io cosa sparavo? No, questo è solo leg meta, Vai buono, se fare. Ma tu sai cos'è 8. Per Inox un P90? Cioè, mi devo lavare le mani quando finisco. Il problema è che tu c'hai PS di riserva per sì. Caricare. Sì. Te li butto in questa pietra bianca. Guarda lì. Rotolano. Ok, vai. Okay. Allora, siccome io il porto ho già marcato, ci andiamo per ultimo al porto.
Sì. Magari è l'uscita e riusciamo anche a estrarre da lì. Okay. Io mi allargo, però devo allargarmi a prendere il drone. Cam? Cosa Cam? Ah, ok, tra di voi vi parlavate, perfetto. Spostato la torcia a sinistra, che sai che io le preferisco a sinistra. Ah, che sì. C'è il laser più dritto. No, lo so, vabbè, mi poi brutta... tu le hai moddate, basta. Ti urta? Sì, a sinistra mi dà fastidio. Io voglio vederla. Vedo che modello c'ho, vedo mille cose da lì. Comunque ragazzi, io so di gente veramente nerd che è veramente diventata ricca con Bitcoin. Sì, ma uno su un milione. No, ce ne sono più di uno su un milione. Vabbè, no, meno. Uno nel mondo, meno. No, di più. Fidati, c'è molta gente che veramente li ha comprati quando costavano, non ti dico $50, ma $900. Cioè io c'ho esempio di gente del poker che li ha comprati quando costavano $900, ma ne ha comprati tipo 10. Sì. E se li ha tenuti non li ha mai venduti. Ti ripeto, io li venderei, non terrei fino alla morte, perché è vero che valgono tanti soldi, ma cioè tu ci fai roba con quei soldi adesso, subito. Ho capito, però e parlo di investimenti. Fai un esempio. Io con Dalma stiamo costruendo. Ma stiamo costruendo l'azienda. Ne hai comprati 10. Sì, ok, fai conto che tu ne hai comprati 10 quando costavano 900, ok? Contatto dentro? Adesso vedo uno scav. Ma che... Dimmi, mamma, ne compri 10. Ne hai comprati 10 quando costava 900, ok? Sì, 9.000 euro spesi. Ok, ti servono i soldi adesso. Sì. E sono tipo... No, adesso. Prima, quando erano a 20.000. E tu puoi fare un bel pensiero. Mi dici, ok, io mi metto via il mio profitto. Ne vendo 5 a 20.000, quindi incasso 100.000. Gli altri 5 li lascio lì a rendita. Alla fine con 100.000. Ma sì, ovvio, se ne hai tanti te li giostri. Però comunque io preferirei tirarli fuori e spenderli per comprare della roba che mi frutta subito, non tra qualche anno. Ah beh, ma infatti secondo me diversificare ci sta tantissimo. Devo marcare qua, anche tu. Anch'io, purtroppo anch'io. E questa cosa roba che devi marcare? Qua? No, qua, 15 secondi fermo. Forse era meglio non farlo tutto insieme. Troppo tardi. Grazie mille, Matte, viene apprezzata lo stesso. Guarda se c'è la blu. Dov'è che è? Di fianco, lo spawn dentro l'ambulanza. Anche se questa su non vale per il plus. Un piccolo suo. Due, ne vuoi una? Sì. Okay. Entriamo. Entriamo, ti facciamo la sanitary health care. Oh, corsa sì? Dentro? Sì. La cinema, aia. No, da dietro. Sì. Erano due dietro di noi. Ho sparato, ma i tuoi colpi di merda non hanno fatto una sega. Cazzo. Vabbè, abbiamo marcato una cosa, dai. Siamo a due marcate. 7 hit count, 393 di danno. C'è quello lì che... Sparavi e niente. Eh no, c'hanno penetrazione 8, danno 9. Ah, uno l'ho fatto, perfetto. Hai visto? È morto di sanguato quello tipo. AUG? Ci sta AUG. Ora siamo nudi. Ma ragazzi, lo so, però non, cioè, il Bitcoin non è un investimento. Sia chiaro, il Bitcoin è
gioco d'azzardo con tante probabilità di vincere, ma non è un investimento. L'abbiamo già detto l'altra sera. Era Bear, sì, sì. Il Bitcoin è pura speculazione, nulla di più. Andare a pigliarmi un'altra busta di piscio da Ragman. Eh sì. Anzi, prendo questo. Così proprio. Leggiadra. Cioè, quando uno investe è perché magari crede in un'azienda, si fida dell'operato e quindi investe i soldi in quel senso lì. Ma il Bitcoin, tu stai investendo nella speranza che per le persone quello valga, non nel fatto che facciano le scelte giuste, eccetera. Non vale niente. Cioè, il Bitcoin non ha nessun valore intrinseco, zero. L'unico valore che c'ha adesso come adesso è la sua rarità. Ma sempre zero, perché è tutto relativo. È relativo, ma è una cosa rara. Anche se mi taglio, guarda, se mi taglio l'unghia del piede, è rara. Non ce ne saranno tante nella vita di unghie del piede mie. Però No, ti ricresci all'infinito. Sì, ma non vivo all'infinito. Ma lì invece è una cosa che... li tagliano, non li producono più. E allora se valgono zero, valgono zero. Ma il problema è che non valgono zero, valgono 70.000 l'uno adesso. Perché la gente decide che valgono così, ma non c'è nulla a stabilire che quello è il loro valore. No. Capito cosa voglio dire? Sì, però dato che è una cosa rara, che tutti ormai ci vogliono mettere le mani, andrà, diciamo... Che tutti al momento ci vogliono mettere le mani. Esatto, esatto. Allora sì, tutti però al momento è da, sì. Tipo 5 anni che tutti ci vogliono mettere mano, no, ma non me ne frega niente, è da 50, 100, 1000, no, ma basta. Ma in maniera saltuaria comunque. Cioè... Quando si avvicina all'Alvin, quest'anno c'è l'Alvin, quindi... Esatto. Continua ad aumentare di prezzo. Hai visto che grosso sono? Visto. Ragazzi, chi ha Bitcoin non è che li vende in Italia o li preleva dal proprio sito o da Binance, ragazzi, sono tutte cose che si fanno diversamente. Cioè, se conoscete qualcuno che ha veramente Bitcoin, ve lo dice lui come si prendono soldi tutti e senza problemi. Non è che scarichi da Binance. Sì, da Binance fai l'operazione, se c'hai... Grazie del tuo consulente. Zero un bitcoin, allora sì. Lo fai. Ma la masellanza? No, ci sono altri metodi, cioè quelli che usano tutti praticamente. È come io non sono un gamer, però se chiedo a un, cioè mi approccio a giocare, dico ok, metto la grafica così, però se chiedo a un gamer tipo Ema sa dove mettere le mani proprio nel computer per farmi migliorare FPS e tutto. È la stessa cosa, certo. Nei bitcoin. Uno magari può conoscere le criptovalute, quindi fa gli scambi, ma se chiede a uno che è dentro, sa proprio cosa c'è dietro e come fare per agevolarti. Sì, sono senza KM perché voglio fare questa di marcare, poi gli scavi li faccio, non è un problema. Tanto ne devo fare ancora 25, non li faccio in una run sicura. Ma io non stavo parlando di, cioè, che fai i soldi con i bitcoin, io stavo parlando di come scambiare, cioè come prendere il contante al posto del bitcoin. Quello che sale, certo. O scende è ovvio che è fortuna, cioè quello quello è culo.
Quello è culo, andamento della gente, sapere le notizie prima, l'hype, un miliardo di fattori, le guerre nel Culo. mondo influiscono tantissimo. Sì. Staff boy, Bella staff. Blomer. Quattro dita mi scrive nello staff che devo fare la marchetta. Ah, ho capito. Allora, signori, oggi c'è Inox. Il signor streamer ieri ha compiuto esattamente 30 anni e non ho Dillo visto così tanti auguri in chat. Quindi. piano perché ancora non l'ho proprio assimilata la cosa, per favore. Ok, lo streamer ieri ha compiuto 30 anni. Oggi siamo qua con Inox, siamo 430 cristiani. Ma davvero, io vorrei fare un test. L'hanno fatto tante persone molto influenti, eccetera. Grazie, Ma noi Crazy del Tier siamo 1. più Auguri a tua umani. sorella. Facciamo vedere che siamo umani. Se regaliamo una sub a testa di questi 439 che siamo qua, sapete Quindi cosa vuol amico. Ma dire? non, Una no, sub, no, o aspetta, ma la fatela. marchetta non, No, aspetta, aspetta. bisogna farla la sub per. Sì, o fatela, non utilizzando il Prime, va bene anche il Prime, ma se riuscite per questo mese magari il Prime lo date alla Grazie, vostra stregato. streamer preferita e 4 euro li usate per Kinger che così Ragazzi, le facendo streamer aumentiamo il preferite fan. intende quelle svestite, dai, l'abbiamo capito. Il streamer preferite. Streamer Facendo preferite. così, lui prende la Streamer Partner Plus, compiendo 30 anni, gli fate gli auguri così, cioè, Sì, ho capito, ma ragazzi. hai finito di dire dei 30 anni, però. Eh no, bro, è quello, cioè si avvicina alla pensione, ragazzi. Deve macinare, l'INPS dicono che fallirà nel 2030, quindi deve 31 mettere mesi da di parte Masellanza. qualcosa. Sì, ma non Quindi nell'Inps. qualche sa. No. Grazie mille, Alanon. Eri dai. Oh, questo è l'ultimo tentativo e Inox non spreca tutto il suo tempo su una quest. Se non va, non va. Scusa, andiamo prima. Dove vuoi andare prima? E ci manca Madonna, che Cottage da armor c'hai? marcare. Adesso No, a me grosso. manca anche Pierbot. Ok. Io devo prendere però il cazzo di drone di merda. Andiamo al drone. Guarda, Tanto facciamo non il dobbiamo più giro. andare, Facciamo il giro sanatorio. droni, Sì? ville, porto. Ok. Confermo. Ho detto 30, cazzo. Tu 30. Esatto, pensione con partita IVA, quindi. Ah, sì, 430 persone. Dai, io non ci credo che 430 persone Monzi non Raptor ha arrivano a fatto il 10 tier 1. stelle. No, dico, vedi? Tu lascia fare. Vedi? 30 di piede, 3. Ah. Ne che ragazzi. Ma almeno 30 sub, dai, ragazzi, 430 cristiani, Ma 30 la sub. smetti? Sono Ma tutti no, ma non ci iscritti. Ma lascia credo. fare, Ma fa niente, ma non ci credo, ma non è reale, dai. Non è reale. Concentrati. È come essere il 15 d'agosto in autostrada, fermarsi all'autogrill e non beccare nessuno nel bagno, dai. Non è reale. Ci sarà la coda per forza. Dai, su. Ragazzi, che giorno Rebelli. sarà il 10 marzo 2027? Alla Madonna. Beh, Google, 10 marzo 2027, che giorno sarà? Tra 3 anni, 33 anni, gli anni di Cristo. Peppe dice, comunque ho notato che quando sei in gruppo corri molto di più che in solo. Eh sì, perché lo dicevamo, essendo in due si possono correre un po' di più rischi. Ovvio, Inox quando va in giro da solo sente tutto. Mercoledì, niente. Niente, ragazzi. Arvid, grazie del Prime. E no, dico, non sarà domenica. Eh Ah, volevi rinascere come Cristo? sì. Molto chiaro. Sai che l'AUG è l'arma più usata in arena? Sai che è l'arma più forte del wipe? Eh sì, per quello te lo sto dicendo. È l'arma più usata in arena. Costa un cazzo, è fortissima. A posto, Costa un cazzo preso. buildare. Guarda che tu devi passare dentro per fare healthcare privacy.
c'è la chiave? Sì, ce l'ho. Da 4 ride ce l'ho. Minchia. Ci vuoi riprovare? Ma se invece che adesso... Quanti droni devi prendere? Questo? Questo è quello dietro Rock Passage. Ma per me possiamo anche evitare, sei tu che devi farla quest, non voglio scarrozzarti. Ma evitiamola adesso. Ok. Prendete fuori i due droni, marchiamo le cose e poi ci teniamo quella per entrare per più tardi o comunque vediamo. Era poi, perché ci porta qui. E ci saremmo portati in pari per Healthcare Privacy. Allora entriamo. Mi devi dire così. Vabbè, ma ce ne sono. Tanto io ho finita questa, ne ho un'altra, è di questa. Ma sì, ci abbiamo Lighthouse, ci abbiamo Reserve, cioè ne abbiamo di robe. Occhio perché quando ci dovrebbe essere il muro, continuando sempre dritto, okay. Non c'è più il muro, ci sono le mine. Vabbè dai, me l'hai detto al quarto ride, grazie. Beh, ci siamo arrivati adesso, perché tecnicamente sarebbe l'altro lato di Lighthouse, dove sono le mine. Okay. Sparo allo sniper. Vai. Oh, ho visto un tracer passarmi davanti. Da sinistra verso destra. Sì, ti sta sparando anche. No, non sta sparando a me. È una coincidenza. Okay. Però sono questi che fightano. Meno male che non siamo... Contatto? Fatto. No. Scav. Dico, meno male che non siamo entrati. Sì, te l'ho detto. Sanitar morto, Inox estratto. Pit. Mi tiro un secondo ribu. Vai, io mi nascondo qui e drillo. Mi metto una cassa per non perdere l'abitudine. Andiamo. Credo che il drone sia ancora qui, ma magari mi sbaglio. Cosa determina se un'arma è in meta? Se un'arma... non me la ricordo. Cosa determina un'arma in meta o no? Quanto spara bene, quanto danno fa, quanto è efficace, insomma. E avanti a sinistra, ancora lì, ok. Sì, me lo ricordo. Ok. L'hanno spostato. E dove c'era il camion una volta, ti ricordi? Ah, sì. Allora, più messo in zona centrale, diciamo. Un po' più centrale, sì. Era qua, fammi vedere. Pepper Gommista, grazie del Prime. Io sono tornato leggermente indietro, sotto il traliccio. Beppe il gommista l'ho beccato su Arena, Ma pensa. Scusa per il mancato supporto al cross. Ma che scherzo. Un po' il nick Beppe il gommista. Molto marrone, mi dispiace. Non lo vedo il drone, non ancora, no. Ce l'ho io qua davanti. L'hai trovato? Proprio dove c'erano gli scav... Sì, dove c'erano. Perfetto, gli dove c'erano... incazzati, sì. Che spawnavano... Sì, ti vedo, sei tu quello. Ah, guardalo lì. Che effetto ti fa tornare a distanze più lunghe di 2 metri? Mal di testa. Pensi da quante posti puoi morire qui? Esatto. Che fatto altro... tutto. Ok. Andiamo a cocktail. Sì. Più che altro rivedere. Rivedo cose che in arena non ci sono.
cespugli. Eh sì. Oh, però tu conta che ancora non siamo morti da un cespuglio, eh? No, no, quello è vero. Survivalist. Quale survivalist in particolare, Kink? Restarterei a Pat. E... fai almeno marcare... dobbiamo marcare qua, almeno. Devo marcare pure io, sia Diego che io. Eh sì. Devo marcare pure il porto. Almeno quella me la vorrei togliere. Almeno ce la togliamo tutte e due. Per i fini di Inox io potrei anche estrarre, vai al porto da solo piuttosto. Faccio una scavata nel frattempo, ma mi porto via la quest degli UAV. Che se no andiamo al porto e devo rifarla, è un casino. No, 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 no. Tanto ci vado di volata al porto. Sì. Sì, volevi. No. La strength dei puff. Che brutta sta questa. Vabbè, almeno ci... moriamo guardandoci negli occhi, almeno. Non voglio muovere la testa che mi riparte il counter. Ok. Ok. E qui si dividono le nostre strade? Sì. Va bene, fammi controllare se c'era altro da fare. Shoreline. Rigged game, Eagle Eye. No, fuori. Vai, vai. Tra l'altro io te lo dico, Rigged game e Survive and Extract. Ok. Ho appena guardato. And I'll see you again. E perché proprio io, Paul Walker? Laug usa caricatori proprietari. Sì, esattamente. L'imboccatura è diversa. Poi magari ci sono delle revisioni moderne che usano Stanag. Ma l'AUG normale ha i caricatori suoi. Proprio diverso il profilo. Minchia, Craxy Driver, adesso lo picchio malissimo. Sai cosa ha scritto? No. Perché proprio tu, Paul Walker? Perché sei quello con i capelli. Che mi sto perdendo. No. Guarda, Craxy. No. Figlio di... cioè, te la devo proprio dire. Ma maledetto. Maledetto. Questa l'ha accusata. Maledetto! E c'ho pure 7 anni in più di lui, eh. Maledettissimo proprio! Cioè, che ti venisse un attacco di diarrea fulminante! Cioè, bastardo, adesso mi... ma guarda! Ah! Zar, grazie dei 9 mesi di Tier 1! E niente. Fanculo! E oppure 7 anni in più non aiuta. No, non aiuta. Poi io Diego l'ho sempre visto col cappello. E magari sottopelato. Magari c'è i capelli solo fuori dal cappello. C'è i capelli. Trappi insieme meno di 25 metri. E niente, devi prendere i bolt action, andare su Factory e provarci. Morirai decine di volte, ma prima o poi ce la fai. Unica via. Che gioco diventerà identico adesso, aggiungeranno qualcosa, ma fondamentalmente il gioco è questo, Snake. Il ragazzo che scriveva di Jaeger, non ho più letto il messaggio. Allora, quindi Rigged game fatto, Peacekeeper Eagle Eye fatto.
3, 4. La faranno... In teoria dovrebbe uscire la storyline proprio. Sì, scherzo, ovviamente non me la sono presa, Craxi. Anzi, è stata la battuta giusta al momento giusto, solo che ha colpito dove su un nervo scoperto proprio. Però la incasso. Anche i miei insulti di risposta, sia chiaro, era tutto parte del gioco. Tutto goliardico. Tutto goliardissimo. Allora, adesso Peacekeeper, cosa vuole che io faccia? Elimina Scav vestito di blu su Shoreline, 10 totali. E poi marcare due cose. Vuoi cambiare mappa per intercambiare un po'? Posso tranquillamente tornare lì, quindi per me no problem. L'importante è che vado avanti, anzi fammi controllare i trader come sono messo. Tu che livello li hai i trader? Tutti al 2? 2. Senza pouch grande non converrebbe pushare la Punisher? Sì, ma non la trovo una priorità. Cioè il pouch per me è veramente secondario. Allora, Prapor manca il livello, Therapist mancano le quest, quindi dovrei portare su Therapist questo episodio, me l'ho dimenticato. Skier manca il livello, Peacekeeper manca rep, quindi anche di Peacekeeper devo tirare su le quest. E non c'ho neanche una quest di Peacekeeper ancora, devo tirare su Peacekeeper e Therapist, quindi mi va bene sia andare su Shoreline che eventualmente andare su Woods quando vorrai, però vabbè, ne ho 1.000.000, anche Lighthouse in realtà, sto guardando, ma ne ho 1.000.000. Scherzavo, aspetta che questa la facciamo. Vendo due cagate, mi compro Military Checkpoint Gas Station. Avevo la reputazione di Therapist a zero io. E l'ultima che manca qual è? ZB14. Perfetto, perfetto, ce la caviamo con poco, ragazzi. Savoriki, grazie mille. Per Jäger, Tots viene considerato bolt action? No. Beppe, lo so, ma non ho proprio tempo di andare. Quindi Therapist adesso è livello 3, infatti. No, ok, pushiamo Peacekeeper. Ci sto. Therapist livello 3 che mi può dare il Keycard Holder, l'Edix, Item Case, che volendo, se uno proprio ha problemi di spazio, le compriamo. Va bene. Caspita, questa la facciamo, ragazzi, questa manovrina che vi faccio vedere adesso. Vedrete che vi tornerà utile. Mi ero dimenticato che fosse una cosa che esisteva. Allora, intanto vendiamo i pezzi dell'MP5. Beh, oddio. Oh, sono uscito. Non ho voglia di stare a perderci tempo. Hai fatto la quest? Sì, ho marcato. Very nice. Te dico. Mi ero dimenticato di questa cosa, ve lo faccio vedere perché è interessante. Questo particolare zaino che potete prendere sul flea market ha la modica cifra di 25.000 rubli. È uno zaino che porta solo medicine, ma all'interno guardate quanto è grosso. Quindi in realtà questo è un super zaino da usare per chi ha una standard edition e non ha ancora i soldi per le casse dei medicinali. Perché io adesso tutta sta roba la caccio qui. E guardate che robetta.
Sono 48 slot di container a fronte di 20 occupati. Quindi c'è un fattore di cos'è? 2.2? Una cosa del genere. Importante. Cioè, può davvero salvarvi lo spazio. Vedete che qualcosa abbiamo recuperato. Ah, grazie, devo portarmi... Devo disidratarmi e portarmi l'acqua. Ah, anche tu lì? C'è anche tu? Fatta. Io quella è una di quelle che con Inox mi tolgo abbastanza presto. Ma la faccio adesso. Apprezzo tu comunque, DVD. Ci sono. DVD, grazie quando del Prime. Vuoi. Porto ancora la chiave della quest, non abbiamo ancora avuto occasione, ma la porto. Sì. Ci buttiamo dentro, proviamo a farla. Due marker, aspetta, mi devo prendere due marker, stavo entrando senza. Vai. Se fosse l'indicatore sul mouse mentre gioco Tarkov senza per forza prendere il tasto Windows e devi tenere... No, non penso che tu possa, sai Marco. I suoni non mi aiutano, a meno che io non vi spawni vicinissimo. C'è una fase del raid in cui può essere un po' meno rischioso entrare nei dorm da livellino, meno di 15 minuti alla fine, e o subito o tardi. È l'unico modo. Magari dopo che hai sentito sparare, 10 minuti dopo che hai sentito sparare. Gli elmetti blu sono Nazioni Unite, sì. Vedi, UN, United Nations. Ti do un tip se vuoi. Ma dammi sto tip. Per il ragazzo che ha chiesto dei dorm. Buddy. Mettiti 5 granate, 4 flash addosso, vai tipo a gas station... Incominciano a lanciarle a stecca tutti i Chad. Mi piace questo. Così, e vanno lì perché pensano che ci sia un fight o resciala. E tu corri subito a dorm perché saranno liberi. Perché ma sai che questo è un consiglio davvero Inox? Eh? Questa sì, ragazzi. C'ha assolutamente ragione. C'ha assolutamente ragione. Far finta che ci sia un scontro per... spostare guardi, l'attenzione a un altro punto della mappa. Veramente un bel consiglio. Bravo, Diego. Bravo, visto. Puzzone, che non sei altro. Lurido, lurido proprio. Ci sta. Big Brain, sì, cazzo. Sai, tutti quelli che cercano adesso cercano tutti i goons, resciali. Sì, cioè, Tu glieli fai credere e i dorm sono liberi. Vai lì, vai e te ne vai. Bello, ci è piaciuto. Si vede l'influenza del team da sudati. Bello, bello, mi è piaciuto. Su Dinox. Questo raramente abbiamo sentito. Cioè, raramente è un consiglio così sudato. Attenzione. Attenzione. È il mio periodo da Dire Straits. Li sto veramente scoprendo solo adesso. Sarà l'età, ragazzi. Sarà veramente l'età. Anche tu, ci rimarchi su questa età, eh? E ormai sì, è un pensiero fisso. Ma saltano swing è quella che conoscono tutti. Sto scoprendo tutti gli altri. Dobbiamo andare nell'ala rossa, giusto? Sì. Che è questa di qua? Sì. Ok. Ah, aspetta che
Mi mangio lo zucchero così per idratazione. Aspetta, ma dimmi, Dilp. No, 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 fallo alla fine. Ormai sono andato. Possibile, Dilp. Gruppo preferito di mio padre. Mio papà qualcosa ascoltava, però in passato io avevo dato credito solo a Sultan of Swing. Adesso la mia preferita è One World. Io 10 scab devo fare. Tu c'hai la KM? No, 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 sono quindi libero. Quindi fuoco libero, ok. Sì, sì. Io devo marcare il camion a cinema. Beh, anche okay. Money for Nothing, certo. Camion a cinema e camion a cantiere. Ok, ok. Ti ho perso, ma sto approcciando la rossa. Madonna, sentire che fate certi... certi nomi di canzoni e di artisti. Se vi dico cosa sto ascoltando in sto periodo io... No. Mi picchiate. No, no, roba brutta. Cosa stai ascoltando? Non... No, roba brutta che mi gasa in sto periodo e mi fa sentire sbarbato. Cosa stai ascoltando? Ma se lo dico non lo conosci neanche. Prova. Uno che si chiama Simbalarue. Mi viene solo in mente Simbalarue, non morirò, Simbalarue. No. Stefano, grazie a te, Mario. E un altro che si chiama Baby Gang. Quello ho già più sentito. LOL come mia figlia hanno scritto in chat. Mamma mia che merda, Diego. Allora, in teoria dovremmo essere tra i primi qua al sanatorio. Io l'ho detto prima, ho messo le mani avanti. Però mi gasano certe canzoni. Sto salendo sul tetto, Io sono ancora fuori. Sì, sì. Sono sul tetto. Che sparo agli sniper su... su Power. Cioè, al terzo. Sì, sì, adesso vado ad aprirti. No, aspetta, aspetta, fammi finire i primi 5 minuti da... così poi bevo. Vabbè, intanto apriamo. Questi sparano alle ville, dietro. Sono andato ad aprire, Eh sì. Butto affaticato, ma sto arrivando. Aperta. Allora. Ora posso pure morire. Vedi qua, bello pieno. Arrivano... Sì, e siccome né io né te sì. Dobbiamo farli, in pieno stile di Inox, leviamoci da casa. Fammi entrare dove... qua. In chat mi scrivono, una volta qui dentro si sparava alla grande, una volta sì. Ma il fatto che non si spari più in una zona, in realtà, buono, perché vuol dire che sono riusciti a spargere il fight sulla mappa. Una volta si sparava qui perché era l'unico punto interessante. Ci stai andando in bocca agli spari, eh? No, gli spari erano alle ville. Secondo me sono alla tua sinistra adesso. No, si fidi di Inox. Una volta in questa mappa c'era loot solo qui. Solo qui. Cos'altro devi fare tu? Basta.
Allora usciamo frontale dal verso. Andiamo verso power. In cerca di scav. Devo tirare. Ok, posso bere. Mi tiro Ibu. Sono fuori. Ah, io sono un attimo indietro, arrivo. C'è uno scav. Dove? Sotto la blu. Lì, guarda dove c'è il mio laser. Sì. Grazie. Che bello il ricochet che gli è uscito. C'è un altro. Sempre lì? Sì, sentito urlare più verso l'angolo. Questa è l'ipotetica puntata di Inox dove l'introverso trova uno sherpa livello 60. No, questa è quando si ha il coraggio di giocare, di provare a chiedere se qualcuno vuole fare una partita. Sto scendendo verso power, Andiamo. Tu devi solo estrarre adesso. Sì, ho fatto okay. Quella disidratata. Mamma mia, il tuo laser mi ha fatto cagare in mano. C'ho due quest addosso, disidratato e quello della chiave. Quindi sanatore, abbiamo fatto degli spettacolari fight negli anni. Quando c'era l'audio, il primo audio che sono arrivato io di Tarco, quando hanno messo reserve, era spettacolare fightare sanatorio. Ma sì. Veramente, cioè, sentivi sopra e sotto in una maniera, cioè sapevi proprio dove era la gente. Poi a un certo punto hanno introdotto il bineural e hanno rotto tutto. Bineural c'è sempre stato, sai, mi sa. Sì, no, l'hanno implementato. Avevamo fatto una patch, mi ricordo, mamma mia. Avevamo cambiato proprio l'engine audio. Devo sparare proprio per l'engine, farmi. Sì. A posto. Perso il conto. Che altro dovresti cercare nel sanatorio? Le Dix, una volta facevi le run per la red. Inutile. Vabbè, ragazzi, è il posto dove spawnano più kicker, penso, di tutte le altre mappe, cioè. Sì, Red, sì, Blue, sì, sì. Le Dix. Agli, ti ricordi la gente che entrava nuda per pauciarsi le robe che erano fatte? Ma diciamo che a Resort ci sono anche tanti spondigetti di valore. Se uno ha le chiavi e fa il giro ottimizzato, cioè ti riempi. Però cioè, il fatto è che c'è Strizza adesso, dove fa esattamente la stessa cosa. Senza chiavi anche. Senza chiavi, con ancora più soldi e correndo volendo meno rischi, perché i punti di uscita più rapidi, c'è il combattimento più ravvicinato. L'unica cosa che non trovi sono le chiavi, la blu, la red, quelle di... Sì, ma tanto quelle poco importa, perché la gente invece di trovarle farma e se le compra. Sì, quello sì. Dai, io non capisco veramente quelli che farmano per avere 200-300 milioni nello scelto. È veramente tempo buttato della tua vita. Ma sì, si credono pure, cioè, fighi, cioè, farm 200k, 300k, yeah! Adesso posso giocare a Tarco. Perché con 3.000 rubli non puoi giocare a Tarco? Comunque ne parlavamo l'altra sera, mi ci sto prendendo veramente troppo male con la Formula 1. Mamma mia. Mica, ma quella serie TV lì... Sono proprio contento di guardarla, perché mi sta insegnando tanto anche per il montaggio, per me, per YouTube, per Armory. Vabbè, mai. Sì. Ma è fatta veramente bene, cioè aggiunge... cioè la Formula 1... Netflix, bro. Ho capito, Netflix ne ha fatte di stronzate, eh? Sì, vabbè, ma questa... Ma poi è insieme, cioè la Formula 1 dietro a... Certo. Cioè è in mano proprio a gente tipo americana che si occupa di entertainment, di ste robe, cioè... Sono d'accordo, però il discorso è che la Formula 1 da vedere è super noiosa. No, vedi, ma vedi, perché non sei un appassionato e no, infatti, non sai le cose che ci sono esatto, dietro. Esatto, era quello che dicevo, la Formula 1 da vedere è una rottura di coglioni. Con questa serie, Drive to Survive, loro sono capacissimi di crearti suspense e farti emozionare per quelli che non vincono.
Ragazzi, cioè, ma guarda che questi corrono veramente per la vita, cioè... No, ma nel senso, io, cioè, come tu, c'è scavo più avanti, sono miei. Come tutti, quando vedi la Formula 1, tu guardi chi vince, giusto? Cioè, nel senso, da profano, quello che ti interessa è vedere chi sta davanti. Però invece, con quella serie lì, riescono a spiegarti un po' più i drammi tra i vari piloti. Per cui è anche figo se l'ultimo entra penultimo. Come non è vero, no, mi dissocio? La roba figa della Formula 1 è che anche all'ultima gara è sempre tutto in ballo, perché ci sono, cioè, quei punti che vanno dal terzo, secondo posto. Le squadre prendono una cifra di soldi, cioè ballano veramente milioni. Quello scavo ha fatto una frausata. Ma è morto? Ah, cosa ho visto? Tranquillo. Ho visto un colpo in testa e si è alzato. Tranquillo. No, vabbè. No, vabbè. Tutto regolare. Comunque, veramente questi, cioè... Poi girano tanti di quei soldi, tante robe, tante... Quello sì. Sponsor, cioè... Ma in realtà ho scoperto che i team pagano in base ai punti che hanno fatto l'anno prima. Sì. La percentuale di iscrizione al campionato in base più forte sei, peggio è. È certo, è ovvio, è giusto. Sì. È come in NBA, che più hai fatto schifo e più hai diritto incentivi al draft nelle prime scelte. No, hai le prime scelte nel draft, hai posti migliori nel draft dell'anno successivo. Mi sembra giusto. Tu hai vinto più soldi per iscriverti l'anno prossimo. Hai un budget. Granate nella zona nuova. Ma calmati, Alanon. Meno, Alanon. Ma questa è l'uscita qua, 150 metri a sinistra, uscita. Ho il tuo casto? Sì. Ah sì? Stanno fightando con lo scav. Stanno rubando lo scav. Vediamo se gli rubiamo noi loro. Sopra la torretta è un headshot easy. Io non ho il lungo, però ci salgo lo stesso sulla torretta. Non vedo, nebbia. Devo avvicinarmi. Vieni sulla torre. Non vedi dalla torre, nebbia. Cazzo, Diego, ma non ho marcato il cantiere. Minchia. E ci sei passato di bianco. Ma non è vero che New in Ferrari vuol dire dominio per 5 anni contrastato, anche perché, ragazzi, dal 2026 cambia tutto. Eh sì. Cambia veramente tutto. Quindi poi bisogna vedere. Ma non va Hamilton in Ferrari l'anno prossimo? Sì, 2025, però non c'è ancora. Non si stravolge ancora tutto. Mm. La cosa buona è che sicuramente Hamilton si porterà dietro qualche sponsor della Madonna. No, sponsor, proprio qualche progettista, ingegnere in merce, della merce. Sì, sicuro. E quello fa ben sperare. 2025 Hamilton a fine carriera, che quindi farà cacare uguale. Ma non è vero, ragazzi, che fine carriera. F1 elettriche? Dite? No, che F1 elettriche. No. Che F1 elettriche? Cambia il regolamento, le macchine, cambia tutto. Sono d'accordo con Jäger. Sarebbe molto più figo. Contatto davanti a me, scavo in mezzo alla strada. Fatto. E sarebbe molto più figo, piuttosto che Hamilton si porti qualcuno capace in Ferrari, che Ferrari vincesse, perché ha vinto il genio.
Bah, io ti dico, sono ferrarista perché sono italiano, eccetera, amo Leclerc, però vincere nei prossimi due anni con la Red Bull così è impossibile. Io invece devo dire una cosa, ma la dico a bassa voce perché poi la gente si incazza. C'è un team che mi piace di più della Ferrari. Oh, questo è lutato, te l'hanno notato. L'ho visto, infatti. Però è lutato da scav. C'è lo scav che scarta la roba addosso. C'è un team che mi piace più di Ferrari. Ti do un indizio, sei pronto? Se lo so già, perché della serie della prima stagione è quello di Gunther Steiner. E per via del suo lì. Cioè, allora, fan cagare. Ma il tizio della Haas è troppo simpatico. Cioè, merita. Minchia, ma è troppo. Potremmo scommetterci, te lo giuro. Saliamo su Meteo. È proprio troppo simpatico, è un uomo buono. Sai che l'hanno licenziato, vero? Non c'è più. L'ho saputo, ma non ho capito perché. Motivi di sponsor, dicono. Ok. No, dicono. Allora, in verità dicono che voleva entrare in quota con l'AS. Ok. Io voleva una percentuale della. Io devo dire che di tutti i team leader. Allora, quello della Mercedes, madonna, è un pugno nel culo, neanche un dito. È un pugno nel culo. Toto Wolff. Minchia Toto, però è un bell'uomo. Sarà anche un bell'uomo. Il classico bell'uomo, pezzo da 90. Allora, quello della Red Bull. Adesso vediamo cosa succede per lo scandalo. Però la faccia c'è. Cioè, bravo, ma lo stanno dicendo, c'ha proprio la faccia. Cioè, ha proprio la faccia da marchione. Proprio che dici. Ha la faccia da piaccione. Ma c'è un sorrisino. C'è un'intervista di un anno fa o due anni fa, sì, di Federica Masolin, che è quella di Sky, contatti qua sopra, F1, penso. Sì. Che gli chiederà del proposing. Ok. E lui l'ha inteso come proposta invece che proposing. Ok. Ok. Gli fa: mi stai facendo una proposta? Guarda che sono sposato, gli dice. È invecchiata malissimo quell'intervista adesso. Sì. Capito? C'è proprio su TikTok l'intervista. Non vedo nulla. Ma perché siamo tornati qua? Cosa devi fare? Scav. Ah, ok. Sparano, senti. Sì. Beh, ragazzi, però comunque una sera di queste il simulatore me lo rimonto, perché mi sta sedendo. Scav. Pali pa qui. Dio, ma è sopra. Sopra il tetto. Sopra ancora. Mi devo riparare? Sì, l'ho sentito, torace rosso, aspetta. Io tengo dietro a vedere se arriva quello là, se ci sale magari. Ma era lontanissimo, Hai sparato tu? No. Ma dove hanno sparato? Qua sotto, a Porto, mi sa. Porto, sì. Benzinaio. Leviamoci. Esatto. Andiamo almeno nelle fratte. Drillo. Metti sotto traliccio. Sì. Comunque, Gunther, simpaticissimo. Stroll, madonna, spero che gli cada il portafoglio di Bitcoin. Madonna mia, proprio quello. Mamma, quanti ne ha il padre. Ma proprio il padre mi sta sul cazzo anche. Mamma, tutta la famiglia mi sta sul cazzo. Cioè, Gunther mi sembra proprio un buon leader, che è empatico, dice le parole. Lo so, però dice le parole giuste alle persone giuste. È un uomo giusto, mi piace veramente tanto come persona. Non può vincere. Ma poi tutte a loro capitavano, mamma. Beh, tra l'altro, cioè, nella prima stagione di hanno fatto la cappellata delle gomme storte, macchine su due, mamma mia. Ma come fai? Hai capito. Pensa, fanno loro errori che sono professionisti, pagati 1 miliardo e sono 2000 teste quadre.
Figurati noi esseri umani semplici, normali, che lo facciamo a gratis. Mi mancano due scav di numero. È inutile uscire, secondo me. Hai qualcosa per cui devi estrarre? C'ho 306. Ok. Vabbè, ma se ci camperiamo un attimo rispawnano due scav, dai. Andiamo vicino all'uscita, magari rispawn. E tu cazzo. Sì, non ha senso uscire, tanto se moriamo, tu devi rientrare per la quest, ma anch'io devo rientrare per questi. Se estraiamo, dovremmo rientrare comunque per la quest dopo. No, rimaniamo. Sì, sì. Mi tira da dietro? Oh. Sì. Mi sto dando in copertura, torace e player, mi ha fatto molto molto male. Audio. Disingaggia, corri. Non posso. Se salgo, sono sotto la collina. Se salgo la collina, sono a suo tiro. Non posso fare come prima. Piuttosto sto fermo dietro sta roccia. E io mi stacco? Sì, staccati. Non ho idea di dove sia. Ho sentito solo la fulminata sulla schiena. Anch'io. Però purtroppo se io mi muovo, ci muoio di nuovo. Che io sono vestito di blu, cazzo. Per cui lo vede che non sono io. Se ti fa, e adesso vado all'uscita. E tu esci se mi fa, tranquillo. C'è uno scavo all'uscita. Dai. Era il più giusto di tutti, assolutamente. Non ti manca una kill su SPMC? Oh, mi manca una kill su SCAV. PMC è finito? Sì. Diego, mi allungo, vado in zona nuova, ci provo. Fai l'ultimo scavo? Eh sì. Io questo non lo sento più, t'ha sparato e se... Sarà su me, tu fermo lì. Ok, magari ti cerca a bordo muro, eh. Ma tra un po' non penso abbia più l'angolo, mi sto allontanando. Comunque sì, anche a me piaceva di più i pit stop quando mettevano pure la benza. Allora. Sì, infatti era più pericoloso. Forza, uno scappa. Ce ne manco uno, cazzo.
Minchia, ragazzi, massa. Adesso però non puoi. Non... Sta arrivando? È ancora qua. Vabbè, un passaggio da V12 a V6 ci sta, cioè alla fine è con questione di rapporto peso, ci sta. Oh, il rumore del V12, ragazzi. Il V10 è il migliore per me. Anche. Cazzo, ma neanche uno scav però. Ma sai che io da qua forse un tentativo a meteo lo posso fare? Col GL. Non voglio rischiare di fare te però. Ma io mica sono a meteo. Sono dietro una roccia. Figurati, quando mi prendi? Ci provo? Ah, vai. Il problema è che se quello ti sta mirando. Lontanissimo, troppo alto. Quasi basso. Troppo alto. Sento sparare in cielo. Ok, ok, ok. Com'è? Perfetto. Mi sto togliendo. Torno all'uscita. Ok, ci vediamo qua, caro Ducati. Ci sarà almeno levato dal cazzo quello lì. Non so, forse potevi spostarti mentre granavo. Ma c'è un airdrop qua. È caduto lì? Sì. Ma mi sa che lo sta tenendo quello, Vuoi dirmi che questo non si è mosso col GL che tirava? Lo scopriremo solo vivendo. Ci provi, c'hai due queste addosso, Sto provando. E niente, cos'è? Che airdrop è? Lo scavo all'uscita, ce l'ho. Vabbè. Era di nuovo uno col sesto senso. Fatto, posso uscire io. Aspetta che se c'ho l'EDX e ti serve... Sì, sì. Lo do. Vabbè, se lo trovi tu, No, lo do. Ma guarda che qua è pieno di morti. E gli scav che stava facendo quello. Cifra di siringa. Ghost of Tabor, assolutamente ci torniamo. Devo solo organizzarmi, adesso ho anche male al piede, quindi ci manca. Ho trovato la 310 del resort. Setup no, con Inox no. Non l'abbiamo ancora fatta.
Male al piede, mi sono scassato, Vuzcos. Ma così male che non sto andando in moto. Ti aspetto l'uscita, eh? Qui sto arrivando, sto correndo. Ti manca molto? No, sono più o meno scollinato dalla tua parte a 100 metri. Inizio a estrarre allora. Sì, sì. Very nice. Oh. Molto bene. Peacekeeper fatta in una run. Parte Spatur, parte Revision su Reserve, parte Culto parte 1, Revision su Lighthouse, Revision Streets of Tarkov, tutte le abbiamo. Lighthouse, la prossima, che ne dici? Io, signor Kinger, se fate le 11 e mezza... Tu devi lasciare, guarda che Inox va avanti ancora mezz'oretta, non è che fa... però io un paio ci devo lasciare. Ma c'hai domani impegni che ti svegli presto? Sì, sì. Alle 6, broschi. Ma più che altro mi stanno già chiedendo gli occhi adesso, non vorrei... Va bene, apprezzo il supporto, ti ringrazio per questo mezzo Inox, quasi tutto Inox. In due vado avanti con quello che devo fare, insomma. Eh sì, ti fai un'ultima lighthouse. Ma io te la butto lì, però. Dimmi. Potremmo fare anche una riserva e toglierci bunker. Ma io ti dico che possiamo farcela lunedì prossimo. Non volevo fare un appuntamento fisso questa roba qua. Vediamo come va, magari su YouTube piace. Però il fatto è che io e te giocheremo anche domani con la su Tale. Cioè, allora, quindi... domani no perché sono fuori. In settimana giochiamo, quindi settimana prossima non siamo più allineati con le quest. Vabbè. Pace, vabbè. Capiterà. Ti prego, falla la riserva. Sì, vabbè, ragazzi, piuttosto la facciamo da soli. No problem. Vabbè, dai, facciamo la bunker, dai. Facciamo sta bunker. Fammi riaprire il gioco. Fammi riaprire il gioco. È stato difficilissimo, Diego. guarda, si è parlato il mouse anche, quindi... Mi senti? Sì. Ok, boh. Sta laggando sul computer. Corrotto Diego. Ma è stato facilissimo, cioè... Vabbè, ma è tardi, però dai bunker ce li possiamo togliere. Bunker ce li possiamo togliere. Vorrei ben vedere... Mi debba rinvitare. Ti rinvito. Allora, non solo bunker. Io devo fare... esageriamo, eh? No, devo fare un sacco. Devo fare Punisher parte 2. Scav su reserve silenziato. Grazie mille, Darker. This is history, hai le chiavi? A me me le hai chiesto? Ho chiesto, magari le avevi. Nope. Hai soldi per comprare una delle due chiavi? Dipende quanto costano.
Perché io posso comprare RBST, credo, forse. Fammi controllare, sennò devo vendere due cose. Ma cos'è This Is History? Questo di Therapist. Se non ce l'hai, salta. Aspetta. Task... This Is History. No, ce l'hai. Ma sono. Sì. RBST non serve. Quella è... RBST è per l'altra quest che devo fare. Ah, ok. Le due mediche sono... KP... No. Quali erano? RBST lo so che te la dà la quest di Peacekeeper, ma mi serve now. Come si chiamano le due mediche, chat, che non mi ricordo? RBKSM, RBSMP. Allora, chiavi. Dove cazzo? RBKSM, 150.000 rubli. La compro. E RB SMP. SMP 250.000 rubli e la compro. Nice. Cambio di... Mamma mia, che cosa hai nominato, Jäger. Allora, mi sembra ci vogliono 5 marker per revision su reserve. Revision di chi è? Ah, devo considerarla qua. Peacekeeper. Ah no, Peacekeeper non ho ancora niente. I'm pronto, let's go. Dammi un attimo che... Sì, sì, intanto faccio la partita. Madonna, Inox com'è bruttitissimo proprio, imbruttito proprio male. Allora. Comunque, la Golden Star per la cronaca qualcosa ha fatto. Ma dove cavolo l'ha messa? Allora, KSM e SMP. SMP. Prese. Poi. Mangiare. Bere. Ok. E dovremmo esserci le due chiavi. E possiamo andare. Metto... Niente. Metto niente. Voilà. Vai. Io non devo marcare niente, devo fare bunker e prendere quelle... Allora. Cambio di... Mamma mia, quell'episodio, che figata. Mario, grazie dei 20 mesi, gentilissimo. Grazie del tier 1. Come on around the road. Synchronizing. Poi magari va malissimo questa run, però una... Mary, è andata via e l'ho vista piangere. Il tuo incubo questa missione è l'incubo di molti. Bunker, signori, però... Vedo partire il treno, signori. Che il treno? Bunker. Trenino. Live train. Ci provi tu. Signori. Ma si avvicina, cioè... Corre il mappa così. Andiamo sotto subito? No? Io devo marcare... Aspetta, andiamo sotto, ma fammi almeno marcare qua. Attaccato. E occhio che c'è lo spawn qua davanti, eh? Mi tiro subito Bibu, perché sennò... Ah, poi dobbiamo andare anche a... Dentro... Dentro? È dentro al fiere. Infatti.
Facciamo che pushare al fiere a sto punto. Sì, ma marca questo, l'hai marcato? No, devo marcare questo qua più avanti, forse. Secondo me è quello dopo il muro devi marcare. Anche? Posso andare lì? Pensavo non avessimo tempo. Aspetta che c'è una spawn qua davanti, dai un'occhiata. Marco, vado via. Vado a prendere quello davanti al ristorante, intanto andiamo a... al fiere. Miki, buonasera, come va? Incasinatissimo. Ma mica è staccato adesso? Passi dall'altra parte del container. Senti? Sì. Sono dentro al fiero. Sono dentro la palestra. Sono qua da... Stanno facendo il giro da te. Forse sono andati sotto, eh? Ma il laser è tuo? Il laser rosso è mio sul muro. Uno passi. Sento molto vicini. Sono sotto o sopra? Non cazzo capito. Fiatone. Arrivano. Fatto uno. Aia, mi hanno fatto molto male, mi sono chiuso dentro. Dov'è? Dov'è? Tu dove sei? Io sono dentro. Dentro a destra? Sì. Ok. E dentro anche lui, io sono chiuso dentro una porta. Ok, quindi quello che corre è lui. Sì. Sto prendendo tempo che mi cura il Propital. Ok. Legno sei tu o lui? Lui. E lui è entrato lato scuola. Ok. Sono due. Hai sparato tu? Sì. Forse mi fa il giro, sono fottuto. Sta facendo il giro? Sta salendo sopra. Ci prova. Continua ad andare su quella porta. Io non c'ho più il pick su di te. Sì, 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 sì. Quasi full vita io. Non c'ho più il pick dentro. Fa il giro, fa il giro. È uscito, è fuori. Frate, sei tu? Io. E lui che ti spara? Sì. Sono fuori anch'io, eh. Sopra il container. Mi ha fatto da dietro. Sono in due, ma l'ha cerchiato. Erano due enormi. Uno con la killa, l'altro con... Sì. Con l'altin. Ho visto. L'avrei ucciso con dei colpi migliori, purtroppo non li avevo. Vabbè, però gli ho fatto l'amico. 9 hit count, cazzo. 9 hit count sono tanti, è brutto sparare la merda. Vabbè. Mi hanno chiuso in due, peccato. È stato bello. È andata così. Ci hai provato. Io mi rivesto e rientro. Va bene. Ciao, fratello. Ciao. Ci sentiamo mercoledì. Mercoledì. Ciao. Ciao a tutti. E niente, ragazzi. È andata male. Però almeno un marker l'abbiamo piazzato. Quindi meno male. Meno male. Ma adesso siamo un pochino poveri in canna. Quindi mi metto a vendere un po' di cose. Tipo questo. C'è pure la GPU che mi guarda così, eh.
qualche soldino ce l'abbiamo. Quella OG era ottimo. Posso comprarne un altro? Un magheggio della grenade. Tipo la rail sopra, ma noi non siamo così schizzinosi con Inox, eh. Solo che abbiamo dei colpi veramente marroni. Qualche sost, ma proprio con quello devo uscire. No, il meglio che posso prendere sono questi. Vabbè, dai, comunque, non male. Usciamo comunque dignitosi. Peccato perché Diego aveva le chiavi per This Is History. Noi a sto punto ce la dobbiamo provare a fare così. Merda la parmigiana. Ragazzi, vado a prendermi la bottiglia d'acqua, anche se manca poco alla fine. Zoppicando perché sono invalido. Mamma mia, ragazzi. Io ci provo, ma è durissima. E che non so come risolvere. Cosa ho fatto alla gamba? Ho scavalcato il muro di casa mia perché sono rimasto chiuso fuori, ma dovevo andare a lavoro, non riuscivo ad aprire il cancelletto perché avevo le chiavi dentro casa. L'ho scavalcato, ma purtroppo pioveva e mentre scavalcavo sono scivolato e ho messo male il tallone, ho battuto il tallone molto forte dal muro di cinta.
tutta la droga che mi ha passato Dalma. Solo che andare a farmi vedere, come dite, mi sembra una cagata, nel senso, mi guardano e mi dicono, ti sei fatto male. E poi che cazzo fanno? Cioè, non è che ho nulla di rotto, non metto il gesso. Andate a fanculo, va. Ariax. Artiglio del diavolo. No, ragazzi, frattura non è. Perché se io prendo il tallone in mano e lo muovo, fa zero male. È solo infiammazione dei tendini, che tra l'altro si è spostata nei giorni perché sto camminando male. Giustamente. Sono tentato di farmi un paio di giorni con la stampella, che sembra un pirla, ma almeno carico meno e magari gli do tempo di riprendersi, perché camminandoci sopra è una merda. Allora, buono perché c'è il RBST, dai, va bene. Non voglio soffermarmi troppo a lungo qua inizio ride. Già c'è il tipo qua. Via, due. Non mi aspettavo sparasse così male. In realtà buono, perché adesso posso approfittare del loro spavento, tra virgolette, per andarmene via. Loro nadano ancora lì. Fatto cazzata. Speravo fulloutasse meglio. Bene, Mollash, grazie. Tu? Spero anche tu, tutto bene. Quelli sono ancora lì dietro che granano. Ne ho alcuni su palla. Ne avevo alcuni all'angolo. In teoria questo è l'ultimo che mi manca. Ancora due. Cazzo, quello sotto palla. E detto così rende proprio l'idea. Dimmi, Mollash.
Faccio la follia, io corro davanti a Regina. O se no faccio tutto il giro bordo mappa. Stanno scassando, perché quelli che stavano usando il GL su palla hanno incontrato quelli che venivano lungo il muro da me. Eravamo in tre al faro, sento flash sparate a caso e spari. Esco dal faro per andare a lottare la... Ziraci mi fa secco. La... L'hanno triggerato. Non erano amici miei, erano random. Qualcuno l'ha triggerato. Le flash che sentivi erano lì al faro? E allora sti bastardi hanno sparato le flash, triggerando Zriaci contro tutti, sapendo che tanto non sarebbero diventati nemici di Zriaci. Quindi l'hanno trollata per farti morire. In poche parole, per farti morire con la questa addosso. Tanto loro magari erano lì solo per lootare. Sanno che sei entrato perché ti hanno visto entrare. Ti hanno voluto fare il dispetto e farti perdere il loot. Sono morti anche loro, per la cronaca. Ma io devo uscire da quell'uscita o... Fammi vedere un po'. Come si chiama? Backdoor? Find the unpowered secret exit. Ma non mi dice di uscire da lì. Giusto? Giusto? Sì, uscire, ma non da lì. Questa è sotto, no? Facciamo ancora un giro largo. No, perché io devo fare missioni altrove, quindi stavo valutando se potevo uscire da altre parti. Che culo, monta. Sì, mi dice di uscire, ma non mi dice di uscire da quell'estrazione. Mi dice di trovare l'uscita e poi mi dirà survive and extract, come in tutte le altre missioni. Ma non espressamente da lì. Quindi io potrei andare lì e poi invece di estrarre esco e vado ancora fino al tombino. Però c'è gente che spara sotto, quindi facciamo il giro contrario. Vado prima su palla, marco l'ultimo carro armato e poi cerco di uscire. Lo so che conviene, ma io volevo fare più questi in una run sola. Ah, ti dice... Ok, ti dice extract... Ok, grazie mille, ragazzi.
Però mi devo togliere, qua c'è troppa gente che spara. Quella zona lì è totalmente compromessa. Di due aperto. Sono anche già usciti. Compromesso tutto. Da palla arrivo di due, sì. Fregati, o molla, ci hanno solo fregato. Voilà. Mica facile questo mirino, eh? Sto one tappino col drop incluso. Vedi che Inox qualche trucchetto ce l'ha sempre, eh. Caricatore sono 80k. Perché il caricatore del DVL sta a 80.000 rubli? E come mai voi lo sapete, puzzoni? Oh oh. Brutto quello. Brutto brutto quello. Ma dov'è che l'hanno accoppato? Thank you.
Devo uscire. Devo uscire, non ho chance. Devo uscire per forza. Sì, sì, non so come io abbia fatto a sopravvivere. Veramente manovre totali. Lo so anch'io che magari lo faccio, Zirco, ma una gamba sotto. Devo per forza uscire. Per come ho fottuto il primo, va giù anche il secondo. Però... con Inox il tempo è denaro, non guadagno nulla ad ammazzarli. Nulla. Grazie mille ragazzi dei complimenti. Sì, torno indietro a nascondere al compagno, devono buggare, devono lootare l'altro, ne hanno. Ma quelli l'hanno ammazzato e camperavano lì comunque, eh. Sì, ma anche se li looto, cosa ci guadagno? Cambia, qua è passato qualcuno. Non è neanche questione di rovinare o no il raid a qualcuno. È questione di uscire io. Sono quelli di inizio raid, secondo me anche. Possibile, possibile, Zirco. Ok. Stavo pensando cosa fare, ma sapendo che mi aveva sentito, l'unica era correre giù a tuono. L'unica era correre giù a cannone, sapendo che tanto mi aveva sentito. Chiudendo le porte per fare distanza. Avete sentito che mentre io chiudevo la porta, lui stava già aprendo quella per entrare. Avevamo solo una porta tra me e lui. Un'altra cosa che potevo fare era poco prima di uscire, fingere l'estrazione, nascondermi e aspettarlo, però poteva aspettarselo e sarebbe stato un problema. Io dovevo estrarre perché avevo due quest addosso. Una. E due. Che mi aprono a loro volta altre due quest. Dovevo fare così. Questo è di due. Questo anche è di nuovo RBST, bene. Bene, è giunto quasi il momento, siamo livello 25.
Questa sera abbiamo fatto qualcosina di queste, adesso le contiamo, quelle fatte, ma ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette quest, quindi non tantissime, però sappiamo che Inox è sempre, l'abbiamo detto all'inizio, giocando in gruppo si guadagna di meno e si fanno meno quest, è inevitabile. Perché appunto ci sono più tempi morti, devi aspettare il compagno che estrae, devi estrarre magari tu, quindi è normale. Quello che però andiamo a fare adesso è portarci avanti per la settimana che verrà con una scavata interchange a prendere cibo, perché non ho da bere. Come PNC non ho nulla, quindi andiamo a Interchange, come scav, ci prendiamo il cibo. No, no, comunque fatti due livelli, abbiamo recuperato Therapist livello 3, siamo tirati su, parecchio. Non vale niente, cioè vendi la Therapist, è uno streamer item, è un oggetto che hanno fatto attributo di uno streamer italiani. Comunque sì, Reserve è sempre un'ottima mappa. Ti permette di fare delle rotazioni pazzesche, quindi veramente, veramente bella. Che bellina la montina. Dalmascav. Ale, buonasera, non gioco da tanto, scusa la domanda, hanno aggiunto la lingua italiana? C'è sempre stata la lingua italiana, però io ti sconsiglio di utilizzarlo. È un gioco dove di italiano devi capire veramente poco, cioè raccogli un oggetto, dopo che cerchi il nome dell'oggetto su Google, se può essere scritto in francese, cinese, giapponese, uguale. Purtroppo la traduzione italiana non è fatta a modo, e alcune cose sono tradotte male, addirittura delle quest ti dicono di fare delle cose diverse, non sono tradotte le ultime quest, io ti... consiglio vivamente di impararlo in inglese. Lo dico sempre. No, ce ne sono abbastanza, Jimmy, però sì, potrebbero avere qualcosa in più. Ok, lo zaino ce l'abbiamo. Andiamo a prenderci da magnà. Tanto frigo lo abbiamo in stash, quindi posso... questo? Ma non penso che mi considererebbero nemmeno di striscio. Ma proprio neanche di striscio, sai. Sarebbe bellissimo. Vedremo, vedremo, il percorso è ancora lungo. Sì, sì, gli mando la calciatura M700 e loro dicono, bella, bella, mettitela nel... Ma che spessore, spessore, ragazzi, hanno gatte da pelare ben più pelose. Considerate il buco economico che hanno in questo momento. Sono messi molto male, ragazzi, altro che. Molto, molto, molto male. Landmark muove un po' più soldi di quanti ne possiamo muovere noi, ragazzi.
Inox ne muove di più, non lo so, sai. Secondo me Tushonka vale poco. Qua me lo ripropone. Va bene così, dai. Via. Tanto mo siamo pieni come delle uova e andiamo verso Emercom. Spesa fatta. Tra l'altro, tra le altre cose, ragazzi, questo è anche un ottimo modo di fare davvero dei bei soldini, eh. Perché sarebbero messi male. Sono messi male, secondo me, e altri. Perché Tarkov, come sapete, adesso ha le microtransazioni, però vive solo di chiavi vendute. Hanno fatto un enorme investimento con Arena, contando di rientrare della spesa, e probabilmente non è stato così. Probabilmente non è stato così. Quindi, o adesso hanno un buco, un debito da pagarsi con Arena, o più probabilmente, perché ovviamente magari invece Arena se la sono pagati, quindi non è detto, ma magari più facilmente... Semplicemente hanno un mancato guadagno da Arena, che è più plausibile, perché io non voglio pensare che non se lo siano ripagati. Magari Arena se lo sono ripagato, però non sono entrati i soldi su cui contavano. Mi spiego? Tra l'altro, hanno anche investito tantissimo lato marketing per promuovere Arena. Da cosa lo deduco? Beh, palese, Arena non ha giocatori al momento. Cioè, è proprio una cosa che dicono apertamente. Non è un segreto il fatto che su Arena ci siano pochi player. Dipendenti vanno pagati, pubblicità, tutto quanto, certo. Questo è bello. Esatto, nessun streamer grosso se non durante eventi lo gioca, e purtroppo è così. Le cose comprate con le microtransazioni restano post-wipe, certo, ci manca ancora. C'è, per adesso c'è lo stash aumentato e la cooperativa. Che è inclusa con la Age of Darkness, mentre con la Standard Edition non si poteva fare. E l'hanno messa, ma una cavolata, tipo 11 euro, una cosa del genere. Cioè, proprio uno scherzetto. Per Arena è stato un problema di mercato saturo o di gioco non adeguato di promozione? Per Arena, io non per fare il Nostradamus della situazione, però questo gioco appunto lo conosco abbastanza... l'avevo annunciato che sarebbe andata male. Primo perché esisteva già un gioco sussidiario, cooperativa, nel senso che puoi giocare offline con gli amici. Ma non conta niente il raid. Le modalità prova, pratica. Pratica cooperativa. Le partite in locale, per capirci. Poi in locale non sono, però... Non per fare il Nostradamus della situazione, però appunto, conoscendo il gioco, io avevo immaginato che sarebbe andato male, perché Tarkov è bello per il feeling, per il contesto, per tanti fattori, non esclusivamente per il gameplay. Anzi, forse il suo punto debole in assoluto è proprio il motore di gioco. Cioè, noi abbiamo un gameplay bello, il gunplay, quindi come si usano le armi, figo, bellissimo, ma... Il punto un po' debole qual è? È l'ottimizzazione, i comandi un po' ostici, queste cose qua. E loro fanno un gioco dove togli tutta la parte entusiasmante del gameplay,
togli la parte di estrarre con la roba, togli la paura di perdere le cose e lasci solamente il combattimento. Combattimento dopo, cazzo, 100 ride che hai fatto uguali, sei saturo. Può essere divertente, può essere divertente per 50, 100 partite, ma poi basta. Cioè, io la vedo così. Personalmente. Di competitivo, sì, possibile, ma comunque in generale, se guardate, è proprio la categoria in generale del gioco competitive che non... Che non va. Vediamo un attimo. Su Twitch, browse, categorie. Allora, in viewers high to low, abbiamo Counter-Strike, allora, Valorant, bello forte, 146.000 spettatori, dove però, attenzione, il primo a 26.000, il secondo ne ha 12.000, guardate, allora, la prima pagina hanno tutti più di 1.000 spettatori, quindi vuol dire che pochi content creator portano tantissimo numero. Counter-Strike, discorso similare, 9k al primo, 4k al secondo, 3k7 al terzo, 2k6, quindi ha anche lui 60.000 spettatori, ma ha un pubblico già settorializzato. Dopo chi c'è? Basta. Competitive finisce lì. E, quindi, e Tarkov in questo momento ha 30.000 spettatori. Arena quanti ne ha spettatori? Vediamo se lo troviamo. Sto facendo fatica a trovarlo. Arena. L'ho visto? Aspetta, non lo trovo. Oh, ragazzi, non lo vedo. Non c'è. Non c'è. Non c'è Arena nella prima pagina. $5.98 adesso? $600 spettatori, di cui il primo ne ha 130? Cioè, ragazzi, capite? Gioco morto. Morto. Non muove una testa uno spettatore. È una realtà, purtroppo, è un gioco nato sfigato, ma lo sapevo già, è noioso da vedere in streaming, non hai l'interazione. Tutti quei giochi lì sono noiosi da vedere in streaming, perché lo streamer deve rimanere concentrato al massimo per performare, non può mettersi a chiacchierare, come sto facendo io in questo momento. Un momento del genere con la chat su Arena, come fai a farlo? Come fai a offrirlo? Ma esatto, è quello il discorso. Se noi, pensate, se noi mettessimo Arena come categoria, quasi, quasi aumentiamo del 50%, facciamo un terzo degli spettatori mondiali. Male, male. Quindi spero di avervi risposto. Lunga risposta, ma... Quindi come fai a pensare che Arena vada male? Credo di aver motivato la scelta. No, abilitare le quest nell'offline ammazzerebbe tutto, totale. Nome canzone, Paint It Black, Mirek, la stessa cosa, però come risolvi il dislivello enorme?
Per un futuro Tarkov non wipe, su come potrei creare problemi ai giocatori che loro... I livelli di insieme utopico? No, semplicemente io farei in modo che il tuo personaggio a un certo punto wipe apposta. Cioè, farei una specie di sistema prestigio dove l'obiettivo è scappare da Tarkov, tu ti fai la tua build, il tuo personaggio che alla fine di mesi e mesi e mesi, forse anni di gameplay, quindi ognuno col suo ritmo... effettivamente scappa e tu rinizi con un nuovo personaggio che avrà un prestigio diverso, vantaggi diversi, cose del genere. In questo modo gli dai una grande rigiocabilità. Un altro modo sarebbe quello di far sì che le skill non siano tutte maxabili, ma che tu debba fare delle scelte. In questo modo tu potresti farti più personaggi per avere più build, veramente, magari anche questa cosa Usek e Bear, magari l'Usek sarà specializzato in qualcosa, le Bear in un altro, e tu potrai farti due personaggi e livellarli entrambi per farti la build del tank, la build dello sniper, eccetera, eccetera. Comunque, questa è la fine di questo episodio. Spero che vi sia piaciuto questo Tarkov Inox in 2. Lo so che è contro le regole di Inox, però non troppo. Secondo me c'era qualcosa da imparare lo stesso anche questa sera. Come sempre, vi ringrazio di averlo visto su Twitch. Vi ringrazio di averlo riguardato su YouTube per chi lo riguarderà. E niente, ci vediamo domani sera col solito dal martedì succosissimo. Domani sera non so ancora cosa faremo, ce la studiamo, dobbiamo cambiare le calciature dei ticca, ma siccome devo anche disegnare l'azione del ticca, stavo anche pensando di allestire una piccola postazione di qua, mettere una telecamera lì, così Dalma può fare i suoi lavoretti ai ticca e io nel frattempo posso disegnare l'azione in live, quindi potrebbe essere un dal martedì dove facciamo un po' di reverse engineering. Vedremo domani. Adios. Ciao.